in ritardo, ma la mattinata è stata un po' più lunga e intensa del previsto. C'è il microfono? Sì. Ricordiamo solo la cosa di uno sbaglio. La selezione dei progetti che intendiamo mostrarvi oggi riprende un pochino le questioni del mattino. I cinque interventi si interrogano infatti sul ruolo del progetto nel territorio italiano, composto sia da specificità locali sia in realtà da analogie in territori molto distanti. Si intende superare le definizioni di aree interne versus grande centralità, montagna, fondo valle, interno litorale, osservando invece queste realtà attraverso le rispettive reciprocità, superando le dicotomie ricorrenti per arrivare ad aprire una riflessione anche sulle realtà terze che stanno nel mezzo all'interno del nostro paese, che costituiscono gran parte del nostro territorio. Nell'osservare questo territorio ci si muove inevitabilmente attorno ad alcune questioni su cui si articolano gli interventi, che sono delle questioni anche riprese in parte dal libro Riabitare Italia. Ho provato a sintetizzarle in quattro punti che si sovrappongono all'interno degli interventi dei nostri ospiti. Primo punto che mi interessa osservare è come differenti forme di patrimonio che queste porzioni di territorio presentano, quindi tessuti differenti ad esempio tra alta montagna e fondovalle, comportino delle riflessioni differenti, quindi come noi come progettisti dobbiamo interrogarci su quali strategie, quali pratiche adottare in tessuti stratificati attorno a valori e memorie differenti, a temporalità anche differenti, che comportano quindi anche dei significati per le comunità locali molto diverse. In seconda battuta, i servizi del welfare, intesi soprattutto come l'istruzione e la sanità, ma non solo, che costituiscono dei presidi e giocano talvolta un ruolo fondamentale per la sopravvivenza o meno di intere vallate, di intere, diciamo, zone dell'osso, come dicevamo oggi, e che meritano oggi un proprio ripensamento sia all'interno delle grandi città sia nei centri minori, sollevando delle questioni diverse che devono, credo, essere inevitabilmente prese in considerazione nella pianificazione, di nuovo con uno sguardo che sia in grado di articolarsi a più scale. Il terzo punto che mi interessa introdurre, in questo caso ovviamente molto pertinente, è quello delle infrastrutture, intese sia nel senso strettamente tradizionale, sia nel senso ampio, come i corsi d'acqua, i corridoi ecologici, le ciclabili, i camminamenti naturali, che mettono in luce la necessità di un lavoro sul suolo, inteso non soltanto come linea, ma come elemento che comporta, che porta con sé un proprio spessore, in grado di rimettere in connessione, in rete, determinati territori. I processi, infine, sia sociali che economici, che si vedranno all'interno di alcuni interventi, come quello di riguardo te che sei in prima fila, che rimettono fortemente in discussione il nostro ruolo di progettisti e credo che spingano il nostro ragionamento anche nel senso di considerare il progetto non solo come è stato inteso forse per tanto tempo, come qualcosa di permanente, ma come progetto in grado di articolarsi attorno a diverse temporalità, forse con la necessità di essere un po' più agile in alcuni casi e un po' più in grado di trasformarsi nel tempo. Introduco adesso il primo intervento, che è quello di Marco Navarra. Siamo molto contenti di sentirlo anche oggi dopo l'intervento di ieri in cui ha presentato Terre Fragili. Marco Navarra è professore associato presso l'Università di Catania, fondatore dello studio NOVA e autore di tantissimi libri, tra cui Repairing Cities, Lo-Fi Architecture as Curatorial Practice, Abiura dal paesaggio del 2012, Display di nuovo del 2012, Architetture, archeologie del 2016, che è un discorso molto ripreso rispetto all'intervento che ci farà oggi. È stato finalista al premio Miss Van der Rohe del 2003, all'European Prize for Urban Public Space del 2006 e al Swiss Architectural Award del 2008. Ha vinto la medaglia d'oro alla Triennale di Milano nel 2003 e il premio Gubbio nel 2006.
I suoi progetti sono stati pubblicati su numerose riviste di architettura italiana e internazionale come Lotus, Domus, Abitale, eccetera. Quindi niente, senza ulteriori indugi, grazie, e rimarrò qua con il mio bigliettino da 5 a 10 minuti. Grazie. Ok, buon pomeriggio, io ho l'arduo compito dopo pranzo di non accompagnare la sonnolenza naturale che capisco dopo questo pranzo matrimoniale che abbiamo condensato però in una mezz'oretta. Io cercherò di raccontarvi una serie di esperienze dirette sul campo, che, collegandole però ad alcune idee che sono sintetizzate dal sottotitolo che ho messo, queste terre fragili, che richiamano dei campi disciplinari apparentemente molto lontani tra di loro, geologia, architettura, paesaggio, archeologia, ma che nel mio lavoro per diverse ragioni si sono intrecciati e quindi mi hanno reso in qualche modo consapevole della necessità di pensare il progetto architettonico contemporaneo come un progetto archeologico, cioè sentendo la necessità che gli architetti, per misurarsi con la città contemporanea, con i paesaggi di questa città contemporanea, devono in qualche modo riscoprire gli strumenti archeologici per indagare e conoscere senza pregiudizi queste realtà, soprattutto quelle realtà che sembrano degli scarti urbani, che sembrano negare proprio il nostro concetto anche occidentale di urbanità, di spazio pubblico. Ora, per fare questo, vi racconterò tre progetti molto lontani tra di loro nel tempo. Un progetto degli anni 90, realizzato alla fine degli anni 90, che è il parco lineare a Caltagirone, tra Caltagirone e San Michele di Canzeria e Piazza Armerina, un giardino arena al tempio degli inizi del 2000, e un progetto più recente che è la ricostruzione di Giampilieri dopo l'alluvione del 2009. Però questi tre progetti ve li descriverò molto velocemente, non mi soffermerò molto, perché mi servono strumentalmente per descrivere alcune idee fondamentali che in questi 20 anni di lavoro sono affiorate nella mia riflessione, e che sono due idee di architettura e di uso dell'architettura e due strumenti di lavoro. L'idea di architettura geologica, archeologia minima e gli strumenti delle sezioni tomografiche e del ricalco. Per raccontarvi questi strumenti farò riferimento a alcuni libri pubblicati in questi 15 anni che sono per me fondamentali, sono stati fondamentali per fissare queste idee. Un po' per mettere a fuoco anche questo rapporto per me molto importante tra astrazione e materialità nel mio lavoro, cioè tra la capacità di essere molto fedele ai luoghi, alle materie con cui sono fatti i luoghi, però nello stesso tempo questa capacità di astrarre, di immaginare il futuro. Mi piace ricordare quello che ripeteva spesso Vladimir Nabokov ai suoi studenti americani, diceva che bisogna avere la precisione della poesia e l'intuizione della scienza, bisogna nel lavoro letterario o critico bisogna incrociare la precisione della poesia e l'intuizione della scienza, quindi il mio lavoro un po' cerca di mettere in tensione questi due mondi. Ora vi racconto un po' velocemente i progetti. Il primo è il riutilizzo di una vecchia ferrovia a scartamento ridotto costruita negli anni 30, attiva fino al 1970 e poi abbandonata. Proprio su questo lavoro, mentre lo costruivamo, facevo questo libro. Mi piace pensare i libri un po' come un progetto d'architettura. E questo libro in particolare è nato mentre c'era il cantiere del parco e ha aiutato anche a aggiustare il progetto, quindi per me è un libro molto importante. Però questa ferrovia era una ferrovia un po' particolare, 35 km da Caltagirone a Piazza Armerina, nel centro della Sicilia, una topografia molto difficile, per cui la ferrovia si manifestava con un'incisione dei paesaggi molto forte, la presenza di grandi opere di ingegneria per superare le difficoltà del suolo, accompagnata dalla presenza di case cantoniere ogni 6 km per la manutenzione. Questo progetto per me è stato abbastanza molto formativo, perché nella mia formazione di architetto io avevo una formazione non da paesaggista né da urbanista, ma da architetto,
E affrontare questo progetto mi ha completamente spiazzato e mi ha costretto a inventare degli strumenti che non possedevo per costruire uno spostamento di un punto di vista, per lavorare su una scala che era una scala così ampia di 35 chilometri, ma occupandosi di cose precise, piccole, concrete. Questa immagine è emblematica del lavoro, cioè questo è un caleidoscopio preso dall'interno delle case cantoniere, delle vecchie stazioni, che rappresenta la varietà dei paesaggi lungo questi 35 chilometri. Quindi sintetizza un po' questa necessità di osservazione. È un progetto che è nato camminando più volte sulla ferrovia, fotografandola, disegnandola, descrivendola e scoprendo come alla fine, grazie a questi strumenti, si iniziava a fiorare, affioravano delle relazioni tra i ruderi, le rovine e questi paesaggi agricoli lontani. Questa immagine è emblematica di come nello schiacciamento della cornice fotografica sembrano mescolarsi i paesaggi lontani con gli intonaci consumati dell'edificio. Però l'idea del progetto è abbastanza semplice, è quello di immaginare un nuovo tipo di infrastruttura leggera che approfitta dell'infrastruttura pesante della ferrovia per immaginare un percorso per pedoni, biciclette, cavalli che attraversa questo territorio interno della Sicilia. Ma il punto era come costruire con poche risorse una trasformazione di questo tipo. Abbiamo lavorato su tre elementi, linee, punti e superfici, come proprio categoria degli elementi che abbiamo utilizzato. Il primo elemento è un filare di cipressi, forse era l'affezione alla mia formazione toscana che mi ha fatto affiorare questa idea del filare di cipressi che poteva trasformare, diventare un segnale visibile della trasformazione di questo manufatto, perché trasformare una ferrovia in un parco lineare non era semplicemente fare una pista ciclabile nella campagna, doveva essere qualcos'altro, appunto una contraddizione in termini, cioè un parco lineare. Manuel de Sola Morales, che ha scritto l'introduzione alla riedizione del libro, metteva in evidenza come è abbastanza contraddittorio parlare di un parco lineare. Le linee di solito collegano due punti, un parco è un luogo dove si sta, quindi metterli insieme era una sfida abbastanza ambiziosa. Però, insomma, una delle linee erano questi cipressi che dall'interno diventavano una sorta di rottura, di costruzione di visioni dei paesaggi agricoli attraverso una visione cinematografica di sequenze che susseguivano. Come l'altro elemento lineare era un nastro di asfalto colorato con le scritte, elemento importante che mi faceva pensare stamattina Arturo, che è una sorta di urbanità, di nuova urbanità portata in campagna, cioè l'idea che un codice urbano come l'asfalto colorato, le scritte che siamo abituati a vedere in campagna e in città, portarle in campagna era un modo di suggerire una necessità di ripensare anche la campagna da questo punto di vista, e quindi era un po' l'opportunità spostare il punto di vista anche con questi piccoli segni che cambiavano le relazioni in maniera semplice tra elementi esistenti, perché poi alla fine era la possibilità di interrompere o interagire con questo flusso dei movimenti attraverso degli oggetti che noi, oggetti anche leggeri, per esempio a volte sono delle pergole di metallo che interagiscono con il paesaggio. L'altro elemento importante sono le superfici, definizione delle superfici verdi di questo parco, che si è fondata su una lettura degli arbusti di macchia mediterranea spontaneamente cresciuti lungo la ferrovia abbandonata. Quindi abbiamo fatto una mappatura dei luoghi in cui crescevano quelle piante e non abbiamo fatto altro che intensificare la presenza. Laddove c'erano ginestre abbiamo piantato ginestre, laddove c'erano tamarici, e quindi abbiamo intensificato la presenza di questi arbusti lungo il percorso in modo da alimentare questa ciclicità dei colori, degli odori legati alle stagioni, al tempo, e costruire questo ambiente mutevole. E infine i punti, che a partire dalle infrastrutture, quindi operazioni semplicemente di manutenzione di queste opere, di consolidamento, di progettazione addirittura per sottrazione, per demolizione. Per esempio sulle case cantoniere, che sono ogni 6 chilometri, abbiamo fatto un'operazione
di individuazione degli elementi tipologici elementari e di smontaggio per costruire dei punti sosta attrezzati, quindi un'operazione semplicemente di sottrazione per costruire questi elementi. E infine le stazioni, che sono il punto di aggancio con la viabilità principale, i centri abitati e di ingresso, diciamo, più visibile al parco, quindi il recupero delle stazioni e degli elementi. Poi ci sono degli elementi molto più leggeri, come dicevo prima, questi pergole tunnel coperti di materiali diversi che diventano come degli shock nel movimento di attraversamento del parco e offrono una sorta di frammentazione delle visioni. Ora, in conclusione, potrei sintetizzare il lavoro di questo parco lineare con questo diagramma. C'è una linea che, al contrario di un'infrastruttura normale, che è una linea chiusa in cui io entro solo nelle stazioni, in alcuni punti, questa è una linea porosa, cioè che lavora con l'intersezione, con tutti i percorsi rurali trasversali e quindi attiva una serie di circoli, un network di visita del territorio, di scoperte del territorio attraverso un asse principale che attiva in maniera visibile questo attraversamento. E quindi vedete qui come l'intersezione, questa linea è una linea di segmenti che si moltiplicano piuttosto che una linea chiusa in cui entro e esco a certe condizioni. Secondo progetto, legato sempre al parco, è un giardino arena sui resti di una discarica abusiva formata negli anni 70 da degli abitanti, discarica di inerti edilizi che si raccoglie per 30 anni attorno a questi edifici. È una sorta di progetto di archeologia contemporanea, perché la condizione della discarica è quella di cambiare radicalmente la topografia di questi luoghi, la geografia di questi luoghi. E come succede spesso in Italia, il problema sorge nel momento in cui un prefetto intima al sindaco di risolvere il problema, che c'è questo problema nel suo territorio. In questi casi il sindaco, in questo caso proprio agli inizi del 2000, il sindaco ci chiede una consulenza e quello che suggeriamo noi è non di ripristinare lo stato pre, ma di studiare un po' le condizioni della discarica, visto che era una discarica di inerti edilizi, facciamo un rilievo attraverso anche questi disegni stratigrafici in modo da separare gli elementi dannosi da bonificare e gli elementi da riutilizzare. Quindi il progetto è un progetto minimo di costruzione di alcuni setti e di rimodellazione del materiale riutilizzabile, che ha permesso una grandissima economia sui lavori, un'economia sui trasporti e sulla discarica, permettendo quindi la possibilità di realizzare dei piccoli edifici di servizio a questo spazio. Il progetto è stato realizzato nel 2002 ed è una sorta di frammento di paesaggio dentro a questo, che conserva un po' alcune condizioni inaspettate della discarica, cioè questa, per esempio, queste relazioni nuove tra gli elementi esistenti, questa possibilità di una linea d'orizzonte che taglia il serbatoio, il serbatoio idrico e lo rende visibile in un altro modo. Nello stesso tempo questa trasformazione è una sorta di lavoro geologico, di pietrificazione e di un movimento tellurico, come se una faglia si fosse alzata modificando il paesaggio. E la superficie del suolo è una superficie che accoglie ogni anno piante spontanee diverse portate dal vento, che quindi variano configurazione di questo giardino, che poi è diventato un giardino utilizzato soprattutto in estate per eventi di diverso tipo, dal cinema al teatro, ai concerti musicali, alle feste, alle sagre, insomma molto vissuto. Questi due progetti in qualche modo sono stati raccontati nuovamente nella seconda edizione del libro In Walkabout City, accompagnato da una riflessione su alcuni concetti. Come vi dicevo prima, e questo è il punto centrale che mi interessa di più, la prima idea riguarda la relazione tra architettura e geologia. Il parco lineare rafforza questa idea, un'infrastruttura taglia il paesaggio e molto spesso funziona come un bisturi che rivela le parti geologiche nascoste, la natura nascosta delle rocce, la parte che sta sotto il paesaggio. Anche il giardino arena è una zolla di terra sollevata, una sorta di mineralizzazione di questa trasformazione.
Io devo dire, sono stato sempre affascinato da questi vecchi atlanti di geografia, perché mostrano, al contrariamente a quello che succede oggi anche con Google o con altri strumenti, mostrano contemporaneamente l'apparenza, la parte percettiva dei paesaggi accompagnato da ciò che sta sotto lo stesso paesaggio. Cioè ci fanno capire questo rapporto tra mondo invisibile e mondo visibile, che spesso noi dimentichiamo. La geologia è una scienza relativamente recente. Questo è un disegno di Giovanni Arduino del 1758, uno dei primi che trasferisce e trasforma la percezione dei paesaggi in una visione che porta alla luce le stratificazioni, la storia lunga della Terra. Cioè, fino ad allora la Terra, la storia umana e la storia della Terra quasi coincidevano. Iniziare a pensare che la storia della Terra fosse molto più lunga di quella delle società umane è un cambio di prospettiva significativo che secondo me oggi è molto utile per spostare anche i problemi che abbiamo discusso oggi in un'altra prospettiva, anche non strettamente legata alle società contemporanee o alla dinamica delle società contemporanee, ma per legarle a una dimensione più lunga, di lunga durata, non solo di storia umana, ma di storia della Terra, di storia del pianeta. Però la mia domanda era quali strumenti utilizzare. Sicuramente la geologia suggerisce un'idea di tempo diverso, un'idea di storia non lineare, un'idea di stratificazione e di relazione tra gli strati, una consapevolezza che forse oggi la condizione contemporanea vede l'uomo come agente geologico principale rispetto a quello che erano gli elementi naturali. Però mi sono interrogato sugli strumenti che noi possiamo avere per confrontarci con questi problemi e mi è venuto in aiuto questo libro del 1963 di un geografo, Aldo Sestini, per il Touring Club, che descrive il paesaggio italiano in maniera assolutamente sorprendente, da nord a sud, accompagnandola però non solo con foto, ma con questi disegni che raccontano contemporaneamente la parte percettiva dei paesaggi, la storia geologica e anche il tempo lungo di trasformazione. Un paesaggio non è mai fisso, è un paesaggio che si trasforma, per cui ha una storia lunga che spesso le città cancellano e spesso i disastri nelle città sono legati a questa cancellazione della storia lunga degli elementi naturali della Terra. E questi disegni secondo me sono assolutamente significativi, sono una sorta di frammento di crosta terrestre allo stato puro che mostrano con chiarezza le relazioni che legano il visibile e l'invisibile. Ora, in realtà ci sono architetti che si sono occupati di questo aspetto e con molta sensibilità. Viollet le Duc, negli ultimi anni della sua vita, ha lavorato sul massiccio del Monte Bianco, disegnandolo, ridisegnandolo. Schinkel, in Sicilia, è colpito da questa villa che ha metà della casa è scavata nella roccia e le sue scenografie per il Flauto Magico mettono l'architettura dentro gli strati geologici fino ad arrivare all'ultimo progetto che ha fatto, che è un progetto del Museo della Crimea, in cui le sostruzioni architettoniche diventano il suolo geologico che tiene le architetture sopra. E da questo punto di vista c'è un'altra grande lezione fiorentina di Francesco Rodolico sulla storia delle città vista attraverso le pietre delle città, le cave, cioè come i mutamenti delle città, i suoli e le materie della città sono legati alla loro geologia. Ma non solo questo, c'è una testimonianza molto forte e incredibile che è quella di Piranesi, che prima di disegnare il Campo Marzio, che abbiamo visto prima, disegna la geografia di Roma, cioè disegna con precisione il sistema topografico della città, ma non solo, anche quello del fiume, del Tevere, attraverso queste sezioni ossessive di tutto il sistema del Tevere, dalla sorgente a mare. Quindi l'architettura geologica è secondo me una prospettiva interessante che va oltre l'idea di sostenibilità, sposta l'idea di un contesto diverso su cui misurare i progetti, i problemi relativi alla città e al territorio contemporaneo. L'altra idea è uno strumento di lavoro che sono le sezioni tomografiche, è stato uno strumento fondamentale per il parco, cioè quest'idea di governare un progetto attraverso uno stretto intreccio tra sezioni
e piante. Uno strumento che deriva sicuramente dalle infrastrutture, dagli ingegneri, dai disegni degli ingegneri, ma si incrocia con degli strumenti più contemporanei, tipo il CAT scan medico, che non è altro che un sistema di sezioni ravvicinate che permettono di avere una visione sintetica del corpo e nello stesso tempo una visione analitica delle varie parti, una visione attraverso sezioni che descrivono con precisione i punti tagliati, analizzati, e permettono di misurare i corpi, le parti, di stabilire. E quindi questo strumento è stato fondamentale per governare il rapporto tra la piccola scala del progetto sul parco lineare, sul sedime ferroviario, e il rapporto con i paesaggi. Cioè, quindi le sezioni diventavano un modo per, questa è la ferrovia su cui abbiamo lavorato, rapportarla alle infrastrutture e al paesaggio circostante. Quindi studiare e governare anche le trasformazioni del cantiere, ma su questo non mi soffermo. Un altro aspetto interessante è il rapporto tra analogico e digitale, la possibilità di disegnare queste sezioni al computer e trasformarle in modelli fisici per governare. Ora, le sezioni tomografiche però hanno un'altra genealogia completamente diversa, che non è quella tecnica degli ingegneri, è quella di chi ha tentato di bloccare e fissare il movimento ai primi del Novecento. Questo è un quadro di Duchamp che fissa il movimento di un uomo che scende le scale, ma nello stesso periodo, anzi precedente, a metà dell'Ottocento, Edward Muybridge cerca di descrivere ciò che l'occhio umano non riusciva a vedere attraverso la camera fotografica. Blocca sezioni di movimento, lo fa attraverso diverse macchine fotografiche messe su queste palette e una corda collegata al paletto che sta di fronte, in modo tale che il cavallo che attraversa rompe il filo facendo scattare la macchina fotografica e quindi fissando in tante fotografie il movimento. Quindi le sezioni topografiche, e qui in questo caso i fili e le macchine fotografiche, è un modo per materializzare queste sezioni e collegarle al controllo del movimento. Quindi in qualche modo le sezioni tomografiche è uno strumento di sintesi che tiene insieme una visione profonda del paesaggio attraverso la geologia con una visione sintetica tridimensionale. Le sezioni tengono insieme il particolare con il paesaggio e combinano scale diverse e permettono di controllare la relazione tra movimenti e visioni, paesaggi visibili e geologia invisibile. Ora io salterei questo strumento perché sennò non stiamo in tempo e mi concentrerei più su questa idea di archeologia minima, che è la quarta idea, che è stata in qualche modo una scoperta legata a questi progetti, cioè il fatto che è necessario ripensare il progetto di architettura, il progetto urbano, su quest'idea di archeologia come non solo resistenza all'abbandono, apertura dell'opera, cioè l'idea che l'architettura non si chiude con la costruzione, ma anche come strumento di conoscenza dei luoghi della città contemporanea attraverso strumenti di precisione, di misurazione, di rilevamento fuori da ogni pregiudizio di valore degli oggetti rilevati. L'archeologo misura ciò che trova, anche se sembra può apparentemente essere insignificante. Ma il nostro lavoro si deve nutrire di questa distanza tra l'oggetto trasformato. Questa è un'incisione bellissima di Howell nella Valle dei Templi, che rappresenta il tempio di Esculapio trasformato in una casa rurale, e gli archeologi che disegnano un po' come Borges la mappa dell'impero in scala 1-1, cioè il tempio, la mappa del tempio su un grande foglio alla stessa scala. Ecco, io credo che il progetto di architettura contemporanea sta in questa tensione tra questi due elementi, in questo spazio che li unisce e li allontana. Un'idea emblematica di archeologia della città contemporanea è questa, suggerita da queste immagini del quartiere Malagherea in costruzione a Evora di Sizzaveira, in cui vedete c'è una casa già completa e il resto in costruzione che sembrano resti archeologici, vedete anche qui. L'elemento interessante è questo acquedotto che tiene i sistemi di infrastruttura, acqua, luce e gas, che diventa l'elemento organizzatore, ordinatore del quartiere, e che permette quindi di costruire le case in momenti diversi, in tempi diversi, pur suggerendo già l'idea di urbanità.
senza la necessaria idea di completare il quartiere nello stesso momento. Quindi architettura come archeologia significa lavorare con una grande quantità di frammenti di cui non conosciamo i significati, ma che probabilmente attraverso un lavoro di montaggio e smontaggio possiamo ricomporre e assemblare in modo diverso. Queste idee hanno un background culturale, cioè un'idea di immaginare che l'architettura oggi può essere pensata solo come architettura a bassa definizione, che è una sorta di sensibilità verso l'indeterminato, verso l'apertura e la possibilità di immaginare delle prospettive non chiuse dal progetto che si costruisce. E tutte queste idee in qualche modo sono state messe in campo più recentemente nell'esperienza del trauma, del disastro a Giampilieri, dove mi sono trovato a fare il consulente del commissario straordinario, cosa abbastanza strana in Italia per un architetto, per un urbanista. Di solito le figure sono ingegneri idraulici, geologi, geotecnici. Non so perché in questa coincidenza, in quel momento, nel 2009, c'è stata questa eventualità e sono stato chiamato come consulente. Queste sono le immagini di qualche settimana dopo il disastro nel paese più colpito. Ricordo, insomma, è stato un disastro abbastanza doloroso, sono morte 34 persone, ma ha colpito il territorio in maniera consistente, un territorio complesso, delicato, caratterizzato da una città contemporanea lungo la costa, da Messina fino a Rocca Lumera, stretta dalle montagne, con i paesi all'interno semi abbandonati, a proposito di aree interne, questa costa compressa dalle infrastrutture e dalle montagne. Le cronache, come succede in questi eventi, sono spesso piene di luoghi comuni e di risposte facili a ciò che è successo. In realtà spesso bisogna vedere attentamente, descrivere anche quello che è successo. Questo è il territorio colpito, è un tentativo di rendere visibile la quantità cosa è successo quella notte in 4-5 ore di pioggia. Sono scese in materiali, fango, acqua, che potevano riempire 11 colossei. Cioè, questo dà anche un po' l'idea della scala. La città più colpita è Giampilieri. E il rapporto più forte per me è stato il confronto con gli ingegneri, che nel coordinamento che noi facevamo ci sottoponevano disegni di questo tipo, cioè quindi opere infrastrutturali di messa in sicurezza di grande consistenza e impegno economico, presentati però con questi disegni, e negli incontri con i comitati civici o con chi aveva perso la casa, per esempio il signor Giuseppe, che aveva perso la casa e si trovava nella casa temporanea, di fronte a questi disegni diceva: scusate, ma la mia casa dov'è in questo disegno? Cioè, io non vedo quello che vedevo dalla finestra, dov'è? Cioè, quindi c'era questo spaesamento e questa perplessità che sinceramente anch'io condividevo, perché anch'io non capivo, pur essendo un tecnico. E quindi il nostro lavoro è stato immediatamente quello di mettere questi disegni sulla mappa del paese, cioè di vedere dove sono collocate queste opere, che influenza hanno, e ci siamo immediatamente resi conto che il risultato, la conseguenza di queste opere poteva essere più disastrosa della frana stessa, cioè una frammentazione ancora maggiore del paese in tre parti, e tutto questo legato all'idolatria dell'algoritmo, io la chiamo, cioè l'idolatria di un calcolo matematico fatto dagli ingegneri idraulici, per cui questa sezione era quella che garantiva il ritorno, la messa in sicurezza, il ritorno del fenomeno a 300 anni, e per cui questo elemento diventava l'elemento di fondo. E questo è stato proprio questo elemento su cui abbiamo lavorato, cioè l'idea di rompere questo dispositivo rigido in un sistema più complesso, capace di trasformarsi in un dispositivo urbano di connessione. Lo riutilizzo anche delle fondazioni delle case distrutte per fare dei giardini, quindi tenere dentro il sistema di sicurezza idraulica un sistema un po' più complesso, cioè deviare, e stamattina anche Arturo parlava delle infrastrutture, del ripensare le infrastrutture. Questo è un tema secondo me molto centrale, perché noi siamo abituati a pensare infrastrutture come sistemi lineari, rigidi e centralizzati. I problemi che abbiamo discusso stamattina vanno affrontati anche ripensando le infrastrutture in logiche locali di gestione. Faccio l'esempio soltanto dei sistemi di fognature.
un sistema di fognature centralizzato ha un costo nelle aree abbandonate maggiore di quello che potrebbe avere un sistema di fitodepurazione locale per quartieri, che potrebbe essere contemporaneamente un parco urbano e potrebbe coinvolgere i cittadini nella gestione del sistema stesso. Quindi un'apertura, un'idea completamente diversa. In questo caso l'idea era quella di immaginare un dispositivo diverso, capace di trasformare le fratture, quello che era il trauma, la catastrofe, in una nuova opportunità di immaginare in modo diverso la città anche nel futuro, in cui questi due elementi costituiscono la diversità. Abbiamo avuto l'opportunità di realizzare, variare un progetto di questo tipo, e questa è una foto presa qualche anno fa di come quest'opera che abbiamo realizzato ha trasformato radicalmente l'opera originaria. Ora vi faccio vedere un po' il progetto originario, che era questo. C'era un muro alto 8 metri che è stato trasformato in un percorso di collegamento urbano e il sistema di contenimento trasformato in giardini di diverso tipo. Quindi questo è il passaggio, questi sono gli elementi. Cioè l'idea che l'infrastruttura deve essere pensata fuori da una logica monofunzionale, deve essere capace di fare altro, di avere altri valori che coinvolgono una comunità in modo più coinvolgente, più forte. Tutto questo l'abbiamo raccontato in questo libro Terre Fragili, che è una sorta di libro complesso, un po' manuale, un po' che racconta questa esperienza tra la consulenza per la ricostruzione, il lavoro scientifico fatto con l'Università di Catania, il lavoro sul campo con i bambini, con i comitati civici, un libro che è un po' manuale, una riflessione teorica su questi temi e che cerca di leggere le catastrofi come opportunità, risorse per il territorio. È costruito su 5 parole chiave: informazione, emergenza, sicurezza, tecnica, economia, che sono le parole più che ricorrono in questi casi. E queste, concludo con queste immagini che è abbastanza emblematica, in cui qui passava un canale che era stato interrato, era un'area di discariche abbandonato. Nella sistemazione di tutto il canale da monte a valle, questa è diventata l'opportunità di costruire uno spazio pubblico che non esisteva e che è stato subito un po' usato dai cittadini. Quindi per chiudere io vorrei citare questa frase di Pulcinella: ubi fracassorium, ibi fuggitorium. Laddove c'è una catastrofe c'è una via di fuga, una via per ripensare il nostro futuro e immaginarlo in modo diverso. Grazie. Allora, Laura Mascino, qui presente, grazie per essere venuta, è architetto e dottorato. No, dottorando no. Dottorata di ricerca a Venezia presso lo IUA, attualmente docente di progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano e lavora presso l'Istituzione Veneziana, dove si occupa di edilizia sociale e welfare. Sui temi della rigenerazione ha recentemente condotto i progetti per Terraferma, Parco Agricolo di Veneziana e per DT Social a Venezia del Sicuro. Ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali e ha realizzato progetti architettonici in Italia, Gran Bretagna e Giappone. Quindi la ringraziamo per essere qui oggi. Sì, forse sì. Si sente? Vabbè, intanto inizio perché ho il tempo un po' stretto. Allora, io presenterò due progetti che non sono due progetti di ricerca, pure se io faccio e continuo a fare ricerca pure attraverso i progetti che nella vita ho portato avanti. Ho sempre lavorato anche nello studio come professionista, continuando a fare ricerca attraverso il progetto. Allora, sono due progetti molto diversi tra di loro, ma anche molto simili. Allora, hanno di diverso la scala territoriale, la dimensione, la costruzione dei disegni. Sono progetti che comunque sono
dei progetti presentati, ma hanno di simile invece il fatto che sono due progetti processo, cioè nel senso che non sono esclusivamente dei progetti fisici, ma sono proprio il tentativo di innescare dei processi di sviluppo di alcune aree. Hanno di simile che sono dei vuoti, o perlomeno sono non tanto dei vuoti quanto degli spazi invisibili. Quindi sono degli spazi che sono diventati per diversi motivi invisibili da alcuni perché non frequentati. Quello che vedremo di Dorso Duro è uno spazio non frequentato e quindi era diventato invisibile, uno spazio inesistente. Questo invece è del parco agricolo, uno spazio invisibile perché veniva letto e veniva così raccontato con uno sguardo ormai codificato che non lo faceva più leggere in modo diverso, quindi era diventato invisibile rispetto ad alcuni parametri. Un'altra cosa che tiene insieme questi progetti sono progetti low cost, quindi tutti progetti che partono senza la richiesta né di fondi né di ricerca di essere sovvenzionati, ma partono o con pochissimi soldi per attivare delle aree oppure che non è quello lo scopo principale. Allora, questo progetto qui, come vedete, si chiama Verso la costruzione di un territorio agrourbano del veneziano e non viene utilizzata nella presentazione di questo progetto la parola parco, pure se si tratta di un parco, perché questo progetto nasce come richiesta da parte di quella che è stata chiamata cittadinanza attiva o che prima, insomma, Barbera ci ha raccontato così bene, da questo gruppo che si chiama Terraferma ed è un gruppo di 70 soci fondatari, un'associazione che è diventata associazione culturale, che vuole portare avanti la promozione del territorio agricolo del veneziano. Sono tutte persone molto giovani che hanno deciso di investire in questo territorio parte della loro vita e di costruire qui il loro territorio di vita. Sono tra agricoltori e persone che insomma portano avanti degli ideali. Un po' il loro scopo, e questa è la cosa che va un po' sottolinea quello che ha raccontato Barbera, è quello di fare di questo luogo una nuova centralità su quale sperimentare un modello di sviluppo e valorizzazione economica, ambientale e sociale. Cioè il loro scopo è proprio quello di fare di questo luogo un luogo di sperimentazione. Allora, questo territorio è un territorio che questa vedete è Venezia, quello è Mestre. Se andiamo, hai un puntatore? C'era un puntatore? Ah, ok. Arriva fino a Mogliano Veneto. È un territorio che in questo momento, ok, grazie. Allora, allora è un territorio, questo è Mestre, qui è Mogliano, qui abbiamo questa linea qui dove abbiamo un fiume di risorgiva che è il Marzenego, a metà qua c'è un altro fiume di risorgiva che è il Dese e sopra Mogliano c'è lo Zero. Quindi il territorio è il territorio compreso tra questi tre fiumi di risorgiva. In questo momento per il PAT, questo territorio qui, il PAT è il piano di assetto territoriale di Venezia, questo territorio qui che abbiamo visto è fondamentalmente il retro di Mestre. Questo è il Terraglio, che è una strada abbastanza importante che unisce Mestre a Treviso, e questo territorio è il retro di Mestre e il retro di Mogliano, quindi non viene visto come un territorio agricolo, che è invece visto da quest'altra parte del Terraglio dove abbiamo tutte le bonifiche, appezzamenti di terreni molto più ampi eccetera. Quello è il retro, quindi il retro è dove è stato messo l'ospedale, dove sono stati messi i nuovi centri commerciali, dove si appoggiano tutte quelle cose che hanno bisogno di un certo spazio. Adesso essendo
quindi aree di sviluppo di tutte queste cose qui, le infrastrutture non reggono moltissimo tutti gli spostamenti e negli strumenti urbanistici era previsto il raddoppio del terraglio, così come il raddoppio di un'altra strada, e quindi questo territorio veniva tagliato praticamente ulteriormente a fettine, quindi affettato nuovamente. Che cosa hanno chiesto questo gruppo che gravita in quest'area qui? Hanno chiesto di, proprio per il PAT, hanno chiesto a me, Sabina Lenoci, non vi faccio la storia perché è un po' lunghetta del come siamo arrivati a questa cosa qui, hanno chiesto in sede di osservazioni per i piani di intervento di costruire una proposta di piano di intervento per trasformare quest'area in un parco agricolo. La parola parco all'amministrazione non si poteva dire perché faceva paura, perché viene vista come un territorio solo pieno di vincoli, avevano appena eliminato tutto il parco della Laguna Nord, quindi decidiamo di trasformare il nome parco in territorio produttivo agricolo. Allora, ecco, il territorio qua lo si vede bene, è tra Zelarino fino ad arrivare, queste sono poi, allora, questo è il terraglio, questa è la strada di Zelarino e qui abbiamo delle strade interne e tutto un reticolo. Come vedete i campi sono molto frazionati, sono molto piccoli e quindi costruiscono delle economie piuttosto piccole. Allora, questo è un po' come è avvenuto l'iter. Allora, noi conosciamo la realtà di terraferma a dei tavoli che avevamo organizzato sui cittadini che si muovono per la trasformazione del territorio del Veneziano. Ci viene dato l'incarico per questa proposta del PI e iniziamo con tutta una serie di incontri. Questi incontri che dove viene ascoltato il territorio, vengono ascoltate le persone che ci vanno a vivere e iniziamo a raccogliere quelle che sono delle loro intenzionalità su progetti che potrebbero andarsi a sviluppare in questi spazi. Sono quasi tutti molto giovani, ma iniziano a diventare abbastanza interessanti le proposte di sviluppo, perché non abbiamo solo quelli che sono gli agricoltori che sono lì, che ad esempio tutti i ragazzi laureati, chi in forestale o meno, che decidono di ripiantare il pesco di Mogliano, chi decide di riportare il radicchio di Treviso, insomma comunque si dividono tra di loro tutta una serie di culture ricercando delle specificità, ma ci sono anche chi propone ad esempio di riaprire una filanda, quindi per riaprire la filanda ha bisogno, perché le filande, che era pieno questo territorio di filande, erano state chiuse per la morte, per una malattia dei bachi di seta. L'Università di Padova ha così debellato questa malattia e dona i bachi a chi vuole riaprire questa attività. Aprire la filanda per i bachi di seta vuol dire ripiantare i gelsi, perché hanno bisogno dei gelsi, quindi hanno bisogno di alcune terre per andare a piantare i gelsi. Quindi si iniziano a raccogliere tutta una serie di piccoli progetti di alcune persone che potrebbero andarsi ad unire in questi spazi. Allora, loro si vedono, vi dicevo che il territorio è invisibile, quindi una delle prime carte che noi abbiamo fatto è questa qui, dove siamo andati a mappare, questa è la strada che da Mestre porta verso Treviso, e vedete, questa è tutta la parte urbanizzata, quindi quando si attraversa il terraglio o lo si fa in macchina non si percepisce questo territorio, si vede un territorio completamente abitato, completamente costruito, e lo stesso è il percorso che si fa da Mestre verso Zelarino, quindi questo territorio che è qua dentro risulta realmente invisibile quando lo si percorre, a meno che uno non ci entri proprio volontariamente attraverso altri tipi di strade. Notate che c'è da notare che tra l'altro in questo momento la maggior parte dei fossati, delle piccole strade, ha perso anche il loro nome. Mentre una volta erano tutti segni che avevano un nome, che erano riconoscibili, adesso non si sa più neanche come si chiamano, e c'è tutto un lavoro fatto da altri gruppi come Storia Mestre o altri gruppi che stanno cercando di recuperare anche solo i nomi di tutti questi segni.
Questa mappa qui che noi abbiamo affiancato a questa invece è quella dei campi agricoli che fa vedere come in realtà noi qui abbiamo un territorio che può diventare un territorio agricolo. Tra l'altro un territorio agricolo diverso da quello dall'altra parte del terraglio, perché essendo fatto di tante piccole cose può diventare realmente una sorta di parco urbano agricolo, perché la vicinanza con Mestre, anzi Mestre adesso qui non si vede, ma Mestre arriva fin qua, insomma non, questo stesso tracciato è all'interno di Mestre. Allora noi abbiamo iniziato facendo dei percorsi e andando a rintracciare quelli che sono dei punti che potrebbero essere valorizzati partendo da Mestre Centro attraverso dei percorsi che escono da queste due strade che non ci fanno percepire il parco agricolo, e quindi andarci a riprendere ad esempio un piccolo borgo che c'è alla fine di un viale importante, attraversando anche la zona dell'ospedale, la zona nuova dei centri commerciali, fino ad arrivare, praticamente se uno prende dei percorsi alternativi, dal centro di Mestre in bicicletta in 20 minuti si ritrova nel parco agricolo. La questione è che questi percorsi non sono percepiti, non vengono mai visti. La prima mappa che abbiamo fatto, quindi, questa è la mappa che abbiamo presentato per i piani degli interventi, è stata una mappa che metteva al centro questo territorio e i fiumi. Quindi mentre le mappe del PAT o tutte le mappe che noi vediamo, vediamo tutta la parte costruita della città e poi vediamo le infrastrutture come un segno molto pesante, in questo caso abbiamo alleggerito tutti quei segni, tirando fuori solo i segni che ci interessavano e rendendoli elementi centrali. Questi in verde, come vedete, sono tutti quelli che hanno costruito terraferma. Allora, loro si vedevano come un gruppo a macchia di leopardo dentro il territorio. In realtà, mappandoli tutti, non è a mappa di leopardo, ma sono una massa abbastanza compatta, quindi sono assolutamente riconoscibile come area. Oltre ad aver mappato quindi tutti questi nuovi produttori che sono in quest'area qui, abbiamo mappato quelli che sono i piccoli borghi e le strade che possono essere interessanti da ripercorrere attraverso percorsi alternativi. Abbiamo mappato i fiumi, quelli di Risorgiva, di cui il Marzenego, che dove è stato fatto anche un lavoro sul patto, tu hai seguito questa cosa qui, vabbè, ma che insomma il patto del Marzenego. Il Marzenego, che è questo fiume di Risorgiva che passa attraverso Mestre e che è puntellato da una serie di mulini e che è un fiume urbano, si può dire, tra l'altro, immaginando che uno, non so, se vuole andare a correre da Mestre, non occorre che va al parco, che ci si arriva solo in macchina, ma a piedi dal centro di Mestre, volendo potrebbe utilizzare l'argine del Marzenego e ad arrivare fino al centro del... mappando via Gatta, che è una via centrale, ma anche via Marignana, che contengono molte ville venete, alcuni piccoli musei, cioè tanti agriturismi, quindi la zona inizia a diventare carica di significato attraverso una mappatura che va a selezionare tutta una serie di elementi che quelli che ci permettono di fare il cambio di significato dell'area. Qui individuiamo tutto un reticolo di piccoli passaggi, di piccoli percorsi, passaggi, e anche una linea, che è questa linea qui molto importante, che è un pezzo di ferrovia dismessa, che però unisce un forte che c'è qui con un altro forte che è qui sopra e che potrebbe diventare sempre un pezzo di parco pedonale che unisce i forti, quindi caricare di significati quest'area. Questa è la seconda tavola che abbiamo fatto ed è una tavola che l'abbiamo chiamata una tavola di vision, perché praticamente propone un incremento di tutti quegli elementi che possono portare alla costruzione di questo territorio e di valorizzazione a partire da quello che c'era, da quello che abbiamo letto, quindi i fiumi utilizzati per facendo diventare i mulini dei punti importanti, ma anche dove, come luoghi. Allora, andando a mappare scopri che ci sono gli arcieri, non so se hanno bisogno di uno spazio maggiore, se vogliono costruire uno spazio per il tiro con l'arco.
c'è uno dei centri equestri più importanti su Via Marignana, quindi si possono immaginare giri, l'utilizzo del cavallo, l'utilizzo delle canoe, quindi intensificare le attività a ridosso dei due fiumi, ma anche intensificare le attività all'interno del parco agricolo, costruendo tutta una serie di punti di sosta. Dare valore alle strade di percorso e di uscita da Mestre, quindi non più quando si esce da Mestre prendere questa strada qui, ma in bicicletta si può prendere questa strada qui. Qui abbiamo quel piccolo borgo dove qui c'è l'ospedale di Mestre, qui ci sono tutta una serie di centri commerciali che abbiamo volontariamente tolto dalle mappe o abbassato nelle mappe in modo che non prendano il dominio ma vengano assorbiti all'interno del parco. L'idea è che il parco con terraferma, con questo gruppo, vada a poi intervenire sui suoi margini, che in questo momento sono dei margini che definirei proprio brutti, cioè sono strade brutte queste di percorso, queste zone commerciali sono strade brutte. Quindi si parte dalla centralità, dal parco che invece ha un territorio comunque bello, comunque molto piacevole, per andare poi a lavorare sui margini. Quindi abbiamo... la tavola 3, dove proponiamo anche degli interventi subito, quindi il forte di Mazzacapo che diventa una centralità, degli accessi al parco. Allora, gli accessi al parco come sono stati decisi? Sono stati decisi sempre durante questi incontri, lì dove c'erano degli interessi di porre alcune cose, quindi Borgo Pezzana, dove chi abita questo borgo si è mobilitato perché vogliono continuare lo sviluppo dei centri commerciali qua dietro, si è mobilitato per dare la sua disponibilità alla costruzione intanto di un mercato settimanale nel parcheggio che c'è davanti, che hanno costruito. Sono tutti punti di accesso dove comunque si arriva con l'autobus, ripristinare la ferrovia con le sue fermate, nei punti di fermata che sono qua e qua, costruire sempre degli accessi al parco ad esempio qua sopra il gruppo del Fiorancino propone di diventare un luogo di informazione sul parco, di tutti i prodotti che si possono trovare, di avere il bike sharing, quindi sono loro che ci propongono di diventare qualcosa di diverso da esclusivamente un'azienda agricola. Oppure il centro, qui c'è un centro commerciale che è fatto negli anni 80, che ormai è invecchiato, con una piazza centrale, eccetera, che si propone di diventare il centro dove si trovano tutti i prodotti a chilometro zero e convertire il suo parcheggio una volta al mese, convertire il parcheggio in un posto dove fare tutta una serie di eventi. Quindi chi lavora all'interno diventano gli artefici di chi poi va ad aiutare i punti esterni a rivalorizzarsi. Ecco, qui come vedete sono la costruzione di microeconomie, il parcheggio di Borgo Pezzana, gli orti dietro Borgo Pezzana. Ad esempio, quando uno propone degli orti urbani, si decide di fare degli orti per Mestre o per chi abita a Mestre, tanto ci arriva in poco tempo, ma sapendo che chi ha l'orto non andrà tutti i giorni, quindi terraferma si propone di dire va bene, gli orti li tengo io fondamentalmente, però tu vieni quando vuoi, tu vieni con i figli, con i tuoi ragazzi, però non hai l'obbligo di andare tutti i giorni a curare l'orto, perché ci siamo noi, gruppo agricolo che hai alle spalle, e loro sono già organizzati con il trasporto di quello che producono, con le biciclette in centro a Mestre, hanno già una loro organizzazione interna, però moltiplicano le loro attività. Oppure al Forte, dove mettere tutti i gelsi per la bachicoltura che avevano chiesto, in più una serra dei semi, cioè sono tutte richieste precise che ci vengono fatte e che noi andiamo ad implementare in questo territorio, facendo vedere che si possono costruire tutta una serie di piccole economie che poi alla scala grande diventa un'economia importante e anche forte, perché anche se una
piccola economia cede, hai tutto il resto che porta avanti il territorio, perché in questo momento l'amministrazione è alla ricerca di grandi investitori, ma non farebbero che rendere più fragili questi luoghi qua. Questo appunto è il centro commerciale, che anche lui un vecchio centro commerciale molto ormai demodè, dove non ci va più nessuno perché hanno costruito quelli nuovi vicini. E ok, c'ho pochissimo tempo anche per me proprio. Qui delle sezioni, come possono cambiare le sezioni stradali mettendo dentro della mobilità e mobilità lenta sulle sezioni che già abbiamo, perché sono tutte sezioni dove abbiamo acqua, strada, acqua, e quindi come si può lavorare sulle sezioni stradali, e qui come riutilizzare anche il Des del Marsenego con queste specie di parchi attrezzati lavorando sulle sponde. Ci sono tanti mulini, una volta il territorio aveva, al mulino ci andavano praticamente a piedi dai campi, adesso questi mulini sono la maggior parte usate con altre attività, ma volevano anche riattivare un mulino proprio per far farina, perché ne hanno aperto uno a Mira, ma è troppo distante rispetto al loro territorio, quindi si stavano organizzando per prendere in gestione. Ecco, in questi progetti c'è l'altro elemento, che è l'elemento dinamico, nel senso che io non so quale sarà il mulino che diventerà il mulino per fare la farina, perché non so quale sarà quello che venderà, quello che è dismesso o meno, però so che di questi mulini c'è la potenzialità che qualcuno diventi anche questa struttura qui. Adesso velocemente quindi passo all'altro progetto, se no non ce la faccio. L'altro progetto invece è un progetto che, come esco da qui, aspetta, è un progetto che ho seguito per un ente pubblico, non l'ho seguito, io sono il tecnico responsabile di questo ente pubblico, quindi è un progetto fatto all'interno di un ente pubblico. Ed è eccola qui. Dovrebbe caricarla. Vabbè, allora questo progetto si chiama Didi Social, Dorso Duro Social. Il Dorso Duro è uno dei sestieri di Venezia. Questo ente per il quale io gestisco il patrimonio è un IPAB, che quindi è un'istituzione pubblica beneficenza e assistenza. Non è stato caricato. Di questo sì. Ok. Ha un patrimonio non grandissimo, quindi mi permette di ha un patrimonio di 250 unità, quindi di 250 proprietà, quindi è un patrimonio che potrebbe avere un comune piccolo di immobili, e questa cosa permette quindi di poter fare un po' più di sperimentazione dentro questo patrimonio. È un ente pubblico di beneficenza e assistenza, quindi noi abbiamo anche all'interno dello statuto quella che è la vocazione di questo ente pubblico, perché allora tutto quello che è assistenza non è solo comune, regione, una volta provincia, cioè esistono anche degli altri enti pubblici che derivano dalle vecchie congregazioni per l'assistenza, che poi sono diventati enti pubblici a fine dell'Ottocento con il loro patrimonio che deriva da eredità di solito. Lo scopo di questo ente quindi è quello di costruire delle operazioni e dei luoghi per il sociale. Noi non abbiamo servizi sanitari, quindi non abbiamo ospizi o cose che richiedono la sanità, abbiamo una serie di edifici che vengono dati a residenza a prezzi abbastanza a prezzi contenuti, insomma, e poi abbiamo tutta una parte di edifici commerciali che sono quelli che fanno reddito e che servono per il mantenimento delle strutture sociali, e poi abbiamo alcune case alloggio che sono un elemento molto importante a Venezia, di cui Venezia era abbastanza piena, e sono case che venivano date ad anziani autosufficienti che però non sono in grado di mantenersi all'interno, cioè di avere una casa loro, quindi che hanno delle indigenze.
Abbiamo una serie di queste case alloggio, di cui alcune proprio ad Orso Duro. Oltre a avere queste cose qui, che sono la nostra parte, la nostra struttura sociale più importante, un'altra cosa da sottolineare: noi abbiamo molti vuoti. Questo è un altro elemento che purtroppo all'interno dei patrimoni pubblici, per una serie di passaggi, per una serie di lungaggini, ci sono molti oggetti che sono vuoti e che sono anche proprio ormai in stato di abbandono. L'abbandono costa molto, perché io mi ritrovo a avere strutture fatiscenti all'interno della città che vanno comunque derattizzate, igienizzate, perché poi portano le zecche, portano malattie, quindi vanno tenute sotto controllo. Ci sono i crolli, ci sono i cornicioni, ci sono le tegole. Cioè, tenere l'abbandono quando sei in una struttura o sei all'interno di un luogo abitato, lo dico subito, è un costo, ed è un costo abbastanza elevato. Comunque, detto questo, era uno spazio in abbandono, quello che vedremo. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata quella di mappare tutta una serie di, perché altra cosa che non avevamo, una mappatura seria di tutti i nostri immobili. Noi avevamo dei grandi tabelli Excel con tutte le unità, ma non una mappatura. E in quest'area qua, che è questa area di Dorso Duro, l'istituzione ha tutti questi oggetti che sono quelli in giallo, e i due in giallo un po' più scuro sono le case alloggio, quindi sono due case alloggio che gravitano proprio nella stessa area, e sono appunto questa qui e il piano terra di questo edificio qui. Allora, però tutti questi oggetti sono di proprietà dell'istituzione, pure questo che è uno squero, uno degli squeri più antichi di Venezia, quindi dove si fanno le gondole. Mappato questa cosa qui, allora la cosa che avevo visto è che altri enti avevano altre case alloggio nelle vicinanze, e sono una casa alloggio molto grande qui in Campo Santa Margherita e un'altra casa alloggio che c'è qui, che sono di proprietà dell'IRE e che non hanno però spazi aperti di pertinenza. Queste sono le nostre due, e questo è lo spazio aperto che noi avevamo lì davanti. Allora, di Socio è un progetto appunto di riattivazione di spazi ad uso collettivo e sociale, con il fine di costruire luoghi di integrazione, cooperazione e soprattutto di inclusione. Allora, il progetto tiene insieme tre istituzioni, cioè l'istituzione veneziana, l'IRE, che è simile all'istituzione per la quale lavoro, e il Comune, quindi tutte le istituzioni che a Venezia si occupano delle stesse cose, in questo caso in particolare di tutte quelle case per persone che non hanno la possibilità di avere una loro casa. Allora, all'interno di questi spazi qui, la cosa che faccio è quella di mappare i vuoti, quelle che sono i vuoti. Il vuoto più grande è questo grande spazio centrale, perché questo edificio qui ha questo spazio di pertinenza aperto, e mentre il Muslovic ha questo, che sono i loro due giardini. Qua era lo spazio di nessuno, era uno spazio vuoto che era rimasto a discarica, si può dire, perché nessuno ci accedeva, a nessuno interessava, e quello spazio rimane vuoto. Si può accedere da qua, e quindi qui dentro non ci andava nessuno. Oltre a questi spazi, grande spazio aperto vuoto, ci sono questi due piccoli magazzini vuoti. Poi si libera un appartamento all'ultimo piano di questo edificio qua, e si libera questo blocco qua. Quindi questi sono i vuoti che io ho presenti sull'area. Questo era lo spazio in mezzo alle case, dove la gente buttava via le cose, insomma, buttava via e lo usava da discarica. Allora, la proposta è quella di attivare un orto sociale. La prima è quella di attivare un orto sociale. E la prima operazione che viene fatta, vengono dati pochissimi soldi, pochissimi proprio, cioè io con 20.000 euro ho dovuto riattivare tutta la zona, e 15.000 li ho spesi solo di pulizia, per dire. Perché comunque questo era lo stato dell'arte, quindi abbiamo dovuto smaltire legna, abbiamo dovuto spartire tanta guaina, abbiamo dovuto smaltire copertoni, abbiamo dovuto smaltire tutto quello che doveva essere smaltito. Però pian piano abbiamo pulito tutta l'area, abbiamo iniziato subito, questo era rivolto naturalmente agli utenti di cui avevo parlato, quindi alle persone anziane,
e abbiamo iniziato subito, una volta pulito, a coinvolgerle nella costruzione di questo orto collettivo. Quindi molta del loro del lavoro non è stata un'operazione facile, questa andrebbe raccontata perché insomma c'era molta, però ognuno con le proprie, cioè c'era anche chi veniva solo a guardare, non è che per forza doveva lavorare. E comunque parte questo spazio. Quello che faccio io come architetto dopo la pulizia è quello di mettere quella che io definisco l'infrastrutturazione minima, quindi porto l'acqua nei punti che mi servono, porto la luce nei punti che mi servono e costruisco delle pedane per poter mettere i tavoli in modo fisso. Dopodiché la cosa che costruisco un piccolo angolo dove arriva la parte elettrica e ci faccio un cucinino, ma come vedete è proprio una struttura minima con due cavalletti, una tettoia e ci faccio un cucinino. Però l'orto parte alla grande, soprattutto la struttura della cucina che viene utilizzata tantissima da queste persone e diventa un luogo molto attivo. Questa è la costruzione delle pedane in legno. Perché pedane in legno? Questa era l'uscita dentro quest'orto qui. Le pedane mi hanno permesso poi di rimuoverle tipo quest'inverno e fare le fosse settiche, le impalcature per tirare giù l'amianto, per fare altre bonifiche, quindi tutte strutture removibili che nel momento in cui le utilizzo le appoggio e nel momento in cui io vado avanti con le trasformazioni pian piano riesco a posare questi elementi. In più la struttura mobile, cioè di legno, non devo chiedere permessi perché è una struttura temporanea che posso costruire velocemente. Vado avanti, quindi vedete l'infrastrutturazione, l'acqua, il disegno dei percorsi, eccetera. Quest'orto prende avvio, vengono sviluppati dentro anche altri progetti, arrivano le scuole, adesso arrivano altri centri di studio, eccetera. Ci sono tantissime attività e pian piano quindi dall'orto si parte alla messa a sistema degli altri vuoti. Perché il centro, l'appartamento che si era svuotato, adesso l'abbiamo un po' occupato tipo presidio e sta diventando un centro diurno. La casa a fianco verrà data a degli studenti che però devono partecipare nel loro progetto alla vita collettiva dell'orto. Costruiamo adesso delle serre laboratorio qui, quindi da una struttura fatta solo di due case alloggio, adesso abbiamo un centro che è diventato un polo, uno spazio sociale molto importante, molto attivo e molto utilizzato di tutto il quartiere, tra l'altro con un coinvolgimento intergenerazionale molto grande, perché le scuole vicine, che c'è una scuola di agraria e una scuola di sociale, collaborano attivamente all'orto, ma non solo come scuola, i ragazzi vengono ormai proprio come volontari, cioè ormai il mercoledì pomeriggio alcuni di questi ragazzi vengono e vivono questi spazi. Ho finito. Abbiamo invitato anche Francesca Paolo e Caterina Franco che ci raccontano il lavoro a partire dalla loro tesi di laurea in architettura a Milano, per cui iniziano a collaborare anche a partire dal 2016 con Anna Frigerio, che sono meglio da un'esperienza di tesi, sviluppando un progetto per la riqualificazione di contrada del CONI. Da allora, in parallelo alle attività professionali condotte nell'ambito della progettazione architettonica e della ricerca universitaria, continuano a seguire le trasformazioni della contrada in stretta collaborazione con la società agricola Contrada del CONI. Gli architetti si occupano in particolare dello sviluppo delle diverse fasi di un progetto importante di venire che interessa diversi ambiti: riqualificazione dell'esistente, progettazione ex novo, disegno degli spazi esterni e comunicazione. Grazie per averci invitato. Quello che raccontiamo oggi è un'esperienza progettuale che ci vede, come ha detto Silvia, coinvolte dal 2013 nel processo di riqualificazione di questa contrada che vedete nell'immagine, che è una contrada di bassa montagna nelle Orobie bergamasche. Quello che, diciamo, come premessa ci teniamo a dire è che noi appunto siamo progettisti di questa, siamo
interveniamo come architetti a questa avventura che riguarda il Teatro Rinconi, e non ci siamo mai soffermate a riflettere se questo intervento avesse un valore esemplificativo di dinamiche più diffuse a scala albino, a scala nazionale, e rispetto a certi concetti che sono stati esposti questa mattina di innovazione sociale, di sistemi economici locali. Come dire, è la prima volta che confrontiamo, mettiamo alla prova questo progetto con questo tipo di concetti, però credo che per noi sia stato interessante preparare questa presentazione perché ha significato un po' staccarsi dal ruolo di progettisti, di architetti, e cercare di capire un po' con un po' più di distanza cosa sta succedendo in questo posto. Quindi, come dicevo, dal 2013 è iniziata questa storia. Noi abbiamo iniziato a interessarci al Conrado Rinconi come una tesi di laurea in architettura, e l'abbiamo conosciuto per un evento quasi casuale, Giacomo Berletti, che è l'iniziatore di un progetto imprenditoriale per il inserimento di un'azienda agricola nella comunità, che vedete qua nell'immagine. Giacomo ha nei nostri anni laureato in scienze agrarie a Milano, e mentre noi stavamo cercando, diciamo, un tema per la tesi di laurea, lui stava lavorando alla tesi di laurea in scienze agrarie che corrispondeva, diciamo, alla conformazione di un business plan per questa nuova azienda agricola. Quindi questa storia, perché vi raccontiamo un progetto ma vi raccontiamo anche una storia, è molto segnato da questa collaborazione stretta che noi abbiamo avuto fin dall'inizio e continuiamo ad avere con quello che è, diciamo, il committente del nostro caso, cioè con l'imprenditore agricolo che si è insediato in questa contrada, che ha avuto in concessione dal comune di Oltresendara nel 2010, e quindi questo progetto è un progetto che in realtà è una sinergia tra l'imprenditoria di questa società che si evolve e il nostro intervento come architetti che dura da tanti anni, che anche esso si evolve ed è ancora in divenire. Allora, iniziamo dicendo un attimo dove siamo. Diciamo che uno dei vantaggi di aver iniziato a interessarci con Fada Bricconi nel quadro di una tesi di laurea è che abbiamo avuto molto tempo per lo studio e l'analisi di questo luogo. E abbiamo poi continuato a lavorare sempre in parallelo alle nostre attività professionali. Io sto finendo un dottorato di ricerca, Francesca lavora in uno studio di architettura, e questo ha concesso, secondo noi, di avere dei tempi e dei modi di lavoro diversi da quelli di uno studio professionale. Quindi abbiamo avuto modo di stare nel luogo diverso tempo, di conoscere, di apprezzare anche tutto quello che c'è intorno. E la prima, diciamo, evidenza che è emersa dopo una frequentazione di settimane del luogo era che tutto il paesaggio, non solo intorno alla contrada, ma di quello che oggi è il comune di Oltresendara, è ancora oggi fortemente segnato dall'attività agricola. Quindi, come vedete, si tratta di un comune montano in cui ancora oggi funziona l'attività di allevamento e di produzione dei formaggi. Ancora oggi esistono degli alpeggi funzionanti, e quindi il paesaggio è ancora oggi segnato da questa attività secolare, dove però la maggior parte degli allevatori che abbiamo avuto modo di conoscere lavora a scala molto locale, cioè un allevamento quasi di sussistenza: si vende il formaggio senza mai uscire dalla valle, ma non esistono delle, diciamo, delle imprese che hanno un orizzonte sopra locale. Quindi i nostri primi studi sono stati quelli sul paesaggio, e da studenti abbiamo compreso che il paesaggio non è un paesaggio naturale, chiaramente, ma è segnato dall'attività del contadino. I prati sono prati a sfalcio, i boschi sono boschi mantenuti, e anche le caratteristiche di questo insediamento che vedete nella foto hanno tutte le caratteristiche di un insediamento che era destinato, da quando è stato costruito,
all'attività di allevamento, perché la maggior parte dei locali per la terra sono delle stalle, mentre i locali superiori sono per la gran parte dei fienili, si capisce per il tipo di aperture, per i modi in cui questi caseggiati sfruttano la topografia. Questa contrada, come vedete, è in una posizione estremamente privilegiata dal punto di vista della topografia e dell'esposizione. Si sta su un altopiano di 250 metri, siamo nella Valle Osurio, che è una valle laterale della Val Seriana, si affaccia a sud ed è protetto a nord da una parete di roccia. Quindi questa disposizione geografica, unitamente al fatto che si trova in prossimità di sistemi di collegamento con le Venezie, con l'est, ha fatto sì che Contrada Bricconi è stata costruita nel tempo, ma probabilmente i primi insediamenti sono nel 1500, perché abbiamo trovato un'iscrizione, ma è sempre stata abitata come un insediamento non stagionale, ma in cui l'allevatore risiedeva tutto l'anno, pur essendo già un'altra, cioè non a un livello più alto del villaggio. Quindi, come dicevo, i primi approcci sono stati quelli di cercare di conoscere il posto dove eravamo, partendo da un rilievo che mancava, sia dei caseggiati che anche della topografia, con degli strumenti rudimentali che avevamo a quel tempo, però abbiamo avuto anche occasione di conoscere gli abitanti che ruotavano attorno a questa contrada. Abbiamo avuto modo di capire che tutto il comune considerava questa contrada come un gioiello, abbiamo avuto modo di conoscere, come vedete qua, alcuni abitanti piuttosto anziani che non sono mai allontanati nella loro vita da questi luoghi, come la signora Maria che ci ha raccontato che non ha mai visto il mare. E poi allo stesso tempo abbiamo approfondito con committenti, diciamo, quello che era il loro progetto imprenditoriale. Quindi la loro idea fin dall'inizio era quella di inserirsi nel solco delle attività tradizionali di questo luogo e quindi di ripristinare una contrada di attività di allevamento bovino e legata alla produzione casearia, quindi come dire, di inserirsi in questo solco secolare che caratterizza tutta la valle, però unendo degli elementi di innovazione, come ad esempio l'idea di unire la produzione anche un'attività turistica ricettiva e di aprire, diciamo, il commercio a una scala sovralocale, cioè di vendere i prodotti non solo in loco, ma l'idea era quella di arrivare ai mercati delle grandi città dell'arrivo locale. Quindi, come primo, diciamo, elemento, ancora da studente con cui ci siamo confrontati, era questo, cioè a noi veniva chiesto di inserire un insediamento produttivo di una certa dimensione in questo paesaggio che era rimasto invariato da secoli, e noi desideravamo intervenire in un'ottica migliorativa di questo paesaggio, anche se poi le dimensioni da inserire erano importanti. Quindi, senza entrare nei dettagli, perché gli architetti che sono qua conoscono sicuramente tutti questi interventi, però la prima mossa che abbiamo fatto è stata quella di andare a cercare degli esempi, diciamo, comunque almeno dei termini di paragone rispetto a interventi che in luoghi simili si fossero cimentati con questo tentativo, cioè quello di riqualificare un paesaggio senza dover per forza mimetizzarsi con quello che era esistente, ma cercando di portare una certa innovazione. Quindi dal punto di vista prettamente compositivo, architettonico, quello che ci ha fin da subito affascinato è stata la possibilità di, come in questi casi che abbiamo studiato, che sono situati nelle Alpi Svizzere, nei Grigioni, nella Val Bregaglia, di produrre un'architettura che fosse in relazione con il luogo, quindi con l'esistente, però fornendo una reinterpretazione delle forme esistenti, non cercando di scomparire o di mimetizzarsi, arrivando fino a una cura e un'innovazione dei sistemi costruttivi e dei materiali, come in questi casi che abbiamo studiato e visto in Svizzera. Adesso passo la parola a Francesca che entra nello specifico del progetto.
Allora, qui adesso vediamo partiamo dal progetto di tesi e facciamo però in realtà una carrellata veloce. Qui si vede come all'inizio abbiamo deciso col committente come distribuire le diverse attività che voleva andare a inserire nella sua azienda agricola. Da subito è stato chiaro che tutte le attività ricettive andavano inserite negli edifici esistenti, quindi si parla di ristorazione, ospitalità, didattica e tutte queste attività, e invece era necessario creare per l'attività zootecnica degli edifici nuovi, quindi per la stalla, figurine e caseificio. E fin dall'inizio appunto l'idea è stata quella di voler far vivere agli ospiti di questa contrada, di quelli che ci sarebbero passati, le caratteristiche di come venivano abitati un tempo questi spazi. E da subito abbiamo notato alcune caratteristiche di questo posto, innanzitutto la logica tradizionale con cui si era sviluppata nel tempo e che si sviluppava intorno a questa corte centrale, e gli edifici erano disposti sia per il senso di aperture rispetto al rinvigorimento solare e rispetto alla funzione che si è andata a inserire. Tutti questi spazi hanno le aperture sul piano superiore a monte, invece l'accesso inferiore era sempre a valle. Non ci sono mai connessioni interne né orizzontali né verticali all'interno di questi spazi. Confrontandoci con le funzioni che dovevano essere inserite, si è voluto come logica principale, da un lato mantenere il più possibile quello che era conservabile e dall'altro dove era necessario inserire volumi come servizi igienici piuttosto che cucine, inserire degli elementi scatole, diciamo, riconoscibili all'interno di queste caratteristiche che ho appena citato. Qui facciamo vedere velocemente un po' quello che è stato il processo dello sviluppo del progetto. E diciamo che la parte di nuovo stalla, dall'inizio si è subito capito qual era il volume che bisognava andare a inserire e quindi che doveva essere confrontato con questa contrada. E la logica principale che abbiamo voluto appunto era sia di voler far conoscere il nostro intervento, ma pure di confrontarci con l'esistente. E quindi in un certo senso di ricercare le proporzioni di questa contrada storica. Quindi abbiamo seguito la topografia del terreno, abbiamo inizialmente scomposto il volume, dividendolo in fienile, vacche lattazione, stalla per vacche di rimonta e poi tutta la parte di caseificio, e seguendo sempre la logica tradizionale della contrada ci siamo addossati agli edifici storici, andando poi a movimentare i volumi sia orizzontalmente che verticalmente, mettendoci in continuità con lo spazio con la corte che già era creata sull'esistente. E per la stessa logica di apertura verso l'interno di questi edifici, così abbiamo pensato a delle stalle aperte in una corte che poi appunto tutta l'attività zootecnica andava a svilupparsi. Appunto abbiamo voluto mantenere un legame molto forte, sia visibile che fisico, tra l'attività ricettiva e quella zootecnica. Un elemento che è stato poi importante e decisivo nella scelta progettuale è stata la presenza del carro ponte, che è una macchina che serve per distribuire il fieno all'interno degli spazi, che quindi ci costringeva ad avere uno sviluppo in altezza di un certo tipo. Qui si vede un po' velocemente come erano state divise le attività, quindi in tutta quest'area quelle ricettive e invece tutta questa parte qua era quella di produzione. Questo è il progetto che poi è stato realizzato, che è una rivisitazione del progetto di tesi, che però diciamo che ha voluto mantenere le stesse logiche che avevano dettato il primo progetto. Qui si vede un plano volumetrico, appunto abbiamo sempre tenuto la vicinanza dei fabbricati
e sempre però scomponendo questi volumi per metterci in relazione col contesto. Un elemento chiave di questo progetto è il caseificio, che un po' crea una cerniera tra l'esistente e il nuovo, e quindi si distingue per materiali, ma si avvicina per caratteristiche e proporzioni. Qui si vedono i prospetti del costruito, di tutto quello che è stato realizzato, quindi si percepisce un po' lo sviluppo in altezza che è stato creato, e tutto il legame con la topografia del terreno. Questa è una pianta generale del complesso, praticamente l'attività della stalla si sviluppa da partire da qui con fienili. Tutta questa è la parte di stalla, invece qui ci sono sale di mungitura, i maiali e altri servizi. Qui invece è la parte di caseificio che si lega alla parte di congressistica, diciamo, e qui tutta la parte ricettiva. Questa è una vista della stalla dall'alto, quindi sempre seguendo la logica tradizionale dello scarico del filo dall'alto, abbiamo mantenuto questa logica e in questa volta invece si vede un po' il tentativo di mantenere queste proporzioni disegnate dal paesaggio esistente. Questa è una sezione in cui qui si vede bene l'elemento Carlo Monte, il suo binario, come un po' ci costringeva a mantenere certe altezze che erano indispensabili. Qui appunto si vede il legame col terreno, e negli spazi superiori, oltre allo scarico del fienile, avevamo anche vari depositi e spazi di questo genere. Qui si vede una foto dall'interno. Il tema rivestimento l'abbiamo studiato particolarmente, nel senso che volevamo appunto da un lato contraddistinguerci e quindi staccarci dalla pietra esistente, allo stesso tempo richiamarla in un certo modo. Quindi abbiamo scelto un rivestimento con listelli larici di diversi spessori che appunto con l'invecchiamento prendono il colore grigio della pietra. Qui si vede un po' il ritmo che era dettato un po' appunto dalla necessità di tenere la stalla aperta e anche dalla possibilità di far vedere dentro, quindi legato anche tutto il tema, oltre che produttivo, anche della didattica. E invece questi segni qui che si vedono sulle facciate sono dettati dal fatto che gli stelli hanno dimensioni di 4 metri e quindi poi hanno portato al disegno di tutte le facciate, come si vede, e si allineano con le aperture che abbiamo messo. Questo invece è l'elemento cerniera di cui vi parlavo, che è il caseificio, che quindi affianca un'attività produttiva e di magazzino anche al piano inferiore, e invece l'edificio storico, il più storico della contrada, che è stato ristrutturato, che invece è centro del Parco Rome, nel senso che è stato ristrutturato grazie ai contributi del Parco delle Rovie, ed è più uno spazio appunto di congressistica e didattica. Qui si vede una foto dell'intervento dall'area centrale. Questa è la parte di caseificio, questa è di congressistica, qui invece è tutto lo spazio dedicato da questo lato all'agriturismo e da questo lato all'ospitalità e alle camere. Questo è il fronte verso valle. Ci siamo resi conto che, come dire, in tutti questi anni sono successe altre cose. Voi avete visto che è un progetto che va avanti molto lentamente, perché va avanti rispondendo dei bandi o dei finanziamenti che si aprono, perché il committente appunto è un ragazzo che ha iniziato a fare l'imprenditore, ma che deve, come dire, trovare i mezzi per portare avanti la sua azienda agricola, e è un progetto. Non è un progetto a scala territoriale, è un progetto, noi abbiamo lavorato a scala architettonica al massimo del paesaggio,
però quello che è successo con Giovanna Bricconi in questi anni secondo noi è interessante, perché il fatto che si fosse inserito questo elemento nuovo ha generato delle dinamiche nuove in questo contesto, delle dinamiche che hanno creato tensione però anche innovazione. Da una parte Giacomo è stato ad esempio fin da subito sostenuto dal comune e dagli amministratori locali, tant'è che noi con il primo progetto di laurea, che era ancora un progetto embrionale, abbiamo tentato di rispondere a un bando nazionale con il sostegno del comune e dell'amministrazione, pur essendo composta da anziani di sicuramente una media di 60 anni. E poi quello che anche è successo in questi anni è che diversi enti si sono interessati a questo progetto, per cui ad esempio il restauro è stato fatto grazie al fatto che il Parco delle Robe Bergamasche ha visto in questo studio un valore anche di volano rispetto ad altre realtà che ci sono, quindi ha stanziato dei finanziamenti, ha fatto da tramite con la Fondazione Carico che ha concesso ulteriori finanziamenti. La prima foto che voi vedete è l'esito di un restauro che è stato svolto da una scuola di restauro di Edolo, che ha svolto un restauro qua congiuntamente un'esperienza didattica in un corso universitario. La seconda foto mostra una scolaresca in visita in contrada, eccetera. Quindi quello che ci sembra di poter raccontare è che in realtà quello che ha generato questo progetto, che sta generando tuttora, nonostante la grande fatica di chi poi è implicato in prima persona, cioè dell'imprenditore stesso, che ovviamente fa fatica da tutti i punti di vista, ci sembra che però questo progetto stia generando qualcosa proprio anche per tutta la, le sinergie che sono nate con altri enti, sia pubblici che privati, che sono interessati a questo caso. Anche il fatto di comunicare questo progetto è sicuramente qualcosa che sfonda quella scala locale che è sempre stata caratteristica di questo comune, di questi luoghi. E per finire, adesso Giacomo non è qua con noi, però tutto questo progetto parte anche dal fatto che il committente ha scommesso sull'architettura, cioè sul fatto che un progetto fatto da architetti avesse valore aggiunto al suo progetto imprenditoriale. E questa scelta, che ha implicato costi e tempi maggiori, ci è sembrata comunque una scelta rara ma molto preziosa che per il contesto italiano può insegnare qualcosa. Grazie. Francesco Lipari è un architetto con sede a Roma e in Sicilia. Negli ultimi anni ha tenuto conferenze e lezioni tra Europa e Stati Uniti e il suo lavoro è stato esposto e pubblicato a livello internazionale ricevendo numerosi premi. È il fondatore di OFL, Architecture, studio di architettura interdisciplinare che mira ad integrare l'architettura con la musica, le scienze naturali, la matematica e la tecnologia e che trova la sua sintesi nel progetto di ricerca della città nazionale. Precedentemente è stato senior architect e project manager di Fuxas di Roma, Mente di Pechino e Tre Gatti di Chicago. È cofondatore di City Vision, rivista d'architettura nata con l'obiettivo di generare un dialogo tra la città storica e la sua immagine futura e che negli anni ha prodotto un database di visioni e strategie urbane sul futuro di città come Roma, Venezia e Pechino. Si occupa di rigenerazione urbana, fa parte della comunità di fondatori di Farm Cultural Park, è stato il primo direttore di Soul, la scuola di architettura per bambini di Favara, per la quale ha ideato il programma didattico Building Better Cities. Attualmente dirige il settore architettura di periferica a Terra del Ballo in occasione dell'annuale San Marsilio. Grazie Francesco per essere qua. Salve a tutti.
l'invito, sono contento di essere qui oggi con voi, ringrazio il Politecnico per il coordinamento Silvio e Roberto. Dunque, oggi vi racconterò di rigenerazione urbana, vi parlerò di rigenerazione urbana dal punto di vista legato al mio territorio, la Sicilia. Ho portato questa scheda perché essendoci poco tempo così raccolgo un attimo e faccio una premessa che in realtà è fatto con Silvia. Mi occupo di architettura e quindi ho fondato 10 anni fa il mio studio di architettura Raffaella Architecture, con il quale in particolar modo mi sto occupando di architettura liturgica negli ultimi anni. Quello che vedete alla vostra destra in alto è un complesso parrocchiale che il cantiere è iniziato da un paio di settimane. E molte cose l'ha già detto Silvia, quindi vado avanti. Vi parlerò di come la rigenerazione urbana in Sicilia sta cambiando territorialmente tutto il territorio, e spero che, diciamo, dopo questa presentazione riuscirò a mettervi nelle condizioni di porvi almeno queste domande: come potremmo rendere replicabili questi modelli di rigenerazione che vi farò vedere, e secondo voi se vengono prima i luoghi o le persone. Per fare questo ho diviso la presentazione in 4 parti. Nella prima parte vi parlerò di un mio progetto di ricerca, dal titolo La città emozionale. Nel secondo vi parlerò di Farmcastle Park, nel terzo di Periferica e nel quarto del teatro di Andromeda. Dunque, La città emozionale è un progetto di ricerca che ho iniziato nel 2013. Lo scopo della città emozionale è quella di far sentire il cittadino in un posto migliore rispetto a quello in cui si trova. La città emozionale funziona a livello ciclico, utilizzando 2 metodologie prese in prestito da 2 progetti importanti, il biomapping e il bioscan. Il biomapping è una modalità di rimappare la città, non soltanto attraverso dinamiche storiche o dinamiche numeriche, ma soprattutto attraverso l'emozione. Ogni cittadino che partecipa a questo programma viene dotato di un sensore GPS con dei sensori piezoelettrici che vengono posizionati sulla mano, che rispondono ai caratteri emotivi delle percezioni che il cittadino ha vagando all'interno della città, quindi ridescrivendo quelle che sono le puntualità, quelle che sono le centralità all'interno di una città. Per me è molto importante sia la biologia che l'entomologia, per questo per esempio il bioscan, che è invece un progetto ideato dal Museo di Los Angeles, vuole praticamente mappare l'interezza della biodiversità del territorio di Los Angeles, ma per farlo ha bisogno dei cittadini e quindi vuole trasformare i cittadini in scienziati. Quindi mettendo insieme queste 2 modalità, ovvero quella di mappare a livello sensoriale la città e quella di mappare a livello biodiversità la città, si potrebbe ipotizzare quello che ho definito un piano regolatore emozionale, un piano regolatore che potrebbe andare a sostituire il vetusto piano regolatore generale, con l'idea di andare a scegliere le aree, di andare a posizionare per esempio la costruzione di un nuovo museo non soltanto sulla base di speculazione o comunque di valori che non hanno nulla a che fare con il modo di vivere contemporaneo, ma sulla base di quello che è l'ambiente e il tessuto urbano. Una volta identificati questi luoghi che hanno bisogno di avere un nuovo contatto con la città e con il cittadino, si vanno a inserire quelle che adesso vi faccio vedere velocemente, che sono delle architetture immersive che ho potuto sperimentare. Sono Settorto, Wunderbachs e Zigizag. Queste 3 architetture hanno la capacità, hanno avuto la capacità di ristabilire quello che chiamo il SEM, ovvero lo stato emotivo minimo, che è una condizione in cui il cittadino si sente sicuro, sereno all'interno di un proprio recinto emotivo. La condizione di partenza quotidiana nella nostra contemporaneità purtroppo ormai è fatta di ansia, di depressione, di infelicità, quindi nei progetti che vi farò vedere è necessario ristabilire comunque uno stato emotivo minimo per poi innescare dinamiche automaticamente che hanno a che fare con l'intelligenza emotiva e l'ottimismo operativo. Per fare questo mi servo di una sinergia di discipline, l'architettura insieme alla musica, la botanica, l'entomologia e la tecnologia. Il primo progetto che vi faccio vedere si chiama Sentorto, è un giardino interattivo dotato di un paesaggio sonoro,
in grado di modificare la sua musica sulla base delle variazioni ambientali. Quello che vedete è un video che ha a che fare con la sua prima installazione in occasione della Maker Faire a Roma, sul Palazzo dei Congressi all'Eur. In pratica questo giardino interattivo, che è un orto che ha una capacità produttiva, è basato su tre triangolazioni, tre forme triangolari che, rimodulate in base alle nostre esigenze, possono ridefinire qualsiasi tipo di spazio. L'orto è dotato anche di arpe sonore, sono delle arpe che non solo servono per posizionare le piante, ma servono anche, proprio se sollecitate, risuonano e quindi vanno a sollecitare una parte della composizione musicale che viene continuamente riscritta in maniera generativa sulla base del contesto in cui insiste il progetto. Il progetto è dotato di un'anima che è stata realizzata attraverso Arduino, che è una scheda open source che conoscete, e lavora in sinergia con due software musicali che si chiamano Ableton e MaxMSP. Quindi i segnali algoritmici che vengono raccolti dall'ambiente, in particolar modo l'umidità, la temperatura, la velocità del vento, oltre ai dati sensoriali che vengono quantificati sulla base dell'interazione tra l'utente e il giardino, vengono poi trasformati in segnali MIDI che quindi vanno a rileggere, a riscrivere costantemente la composizione musicale. Poi è possibile anche innescare dinamiche di social gardening, perché l'orto è dotato di un canale Twitter personale e quindi quando l'orto per esempio è secco ci manda un Twitter e ci dice che ha bisogno di essere irrigato, quindi attraverso un hashtag specifico è possibile attivare l'irrigazione e quindi salvare l'orto. Il secondo progetto che abbiamo realizzato come conseguenza del mondo degli orti si chiama Wunderbugs, è una crasi fra Wunder, una parola tedesca, che è Wunder come in inglese, e Bugs, quindi insetti delle meraviglie. In questo caso la nostra idea era quella di investigare il mondo dell'entomologia come conseguenza di quello degli orti, perché nel 2014 era appena uscito un report della FAO che stabiliva inoltre che gli insetti sarebbero stati le proteine del futuro, quindi il futuro è come mangiare insetti, però al di là di questi aspetti la nostra idea era quella di investigare questi piccoli insetti che comunque rappresentano il 75% degli esseri viventi e senza di loro non ci sarebbe la vita, ideando un auditorium immersivo all'interno del quale sperimentare un'esperienza all'interno di questo spazio simile a quella dell'orto, ma dove in questo caso la modulazione non avveniva tramite una stazione meteo che raccoglieva valori ambientali, ma tramite il movimento degli insetti all'interno di sei sfere. Queste sei sfere sono equipaggiate con dei sensori che rilevano il movimento degli insetti. In questo caso il progetto è stato realizzato come quasi un quarto esoscheletro all'interno dell'auditorium del Parco della Musica. Le caratteristiche sia di Sentorto che di Wunderbugs sono sicuramente la modularità, quindi in questo caso abbiamo utilizzato tre elementi principali. Ci sono i nodi che stabiliscono l'andamento della forma, poi ci sono questi archetti che ripetuti n volte fanno ricavare questo modulo romboidale, e all'interno del quale appunto si crea questo cerchio che è soltanto una posizione dell'auditorium e potrebbe avere infinite configurazioni anche lui. All'interno di questo spazio quindi le persone possono sentirsi integrate nel sistema architettura e quindi vivere un'esperienza quasi rigenerante, nel contatto con discipline da cui man mano ci stiamo allontanando. Il progetto è tutelato e gestito nel suo periodo di installazione da un'entomologa, quindi è sempre vigilato da una dottoressa che appunto si occupa della cura degli insetti, che poi vengono rilasciati in natura. Il terzo progetto è invece Zigizaghi, è un parco urbano ideato per la città di Favara, vicino a Agrigento. È un parco permanente in questo caso, mentre le altre due erano delle installazioni temporanee che hanno girato un po' l'Italia e l'Europa. In questo caso avevamo la necessità di collegare la
Farm Cultural Park, questo progetto di rigenerazione urbana, con la periferia. Quindi il cliente ha chiesto di legare specificatamente, letteralmente, il progetto di Farm con la periferia, che in quel momento, nel 2016, quando è stato realizzato, insisteva principalmente sul centro storico. Quindi in questo caso ho utilizzato in pratica questo esagono tridimensionale rosso che veniva fuori da un progetto che avevamo ideato con Farm anni prima, quindi quasi come a prendere una costola da quel progetto, l'abbiamo portata in periferia e quindi poi l'abbiamo utilizzata anche come elemento generatore di tutta la pavimentazione. I clienti erano degli immobilieri, quindi dei rivenditori di mobili, che però avevano anche la passione per il bio e per le energie sostenibili, quindi l'esagono ci sembrava un po' la sintesi perfetta per quello che è un po' il loro biglietto da visita, perché lo spazio Zigzag si trova proprio di fronte al loro negozio. Tra l'altro questo spazio era completamente abbandonato, sono 320 metri quadri e quindi in periferia fondamentalmente non ci sono ancora servizi, quindi questo è il primo parco urbano a Favara in periferia ideato da un privato e donato poi alla cittadinanza. Anche qui c'erano le stesse dinamiche musicali e interattive dei precedenti progetti, con la possibilità che appunto le persone potessero facilmente identificare gli elementi da toccare e da far risuonare. I materiali utilizzati sono il pino marino fenolico e poi c'è una varietà di piante mediterranee che si vanno a posizionare in maniera graduale su tutto il parco. La seconda parte di questa presentazione ci fa calare dentro uno dei progetti più importanti di rigenerazione urbana che ci sono in Italia. È un progetto al quale sono molto affezionato anche perché faccio parte sin dalla nascita, faccio parte di una comunità di fondatori che insieme ai propri fondatori, Andrea Bartoli e Florina Saieva, un avvocato e un notaio, è un progetto che sta riqualificando e salvando un'intera città, una città caratterizzata dall'essere numericamente pari a 33.000 abitanti, con pratiche abusive edilizie che hanno pervaso la città per tantissimi decenni e criminalità che fino al 2010 era abbastanza in vista. E da quando è entrato in gioco Farm Cultural Park, che si trova esattamente a 5 minuti dalla Valle dei Templi, vicino a Grigento, che è la mia zona d'origine, la percezione della città di Favara e anche la fiducia e il coraggio si sono innescate all'interno di un'isola che fondamentalmente non aveva tanta speranza, un po' come tutto il sud Italia. Questo è lo scenario che si presentava nel 2010 ai due visionari, Andrea e Florinda. Park insiste all'interno di un centro storico che prima del progetto era completamente devastato, abbandonato, legato un po' alla droga, alla prostituzione. Loro hanno visto in questa casa, in questi sette cortili di origine araba, un progetto culturale che potesse appunto salvare la loro città. E quindi lo hanno trasformato anno dopo anno in un centro culturale internazionale legato all'arte e all'architettura che ogni anno a fine giugno celebra se stesso e la città. Infatti adesso mi sono allontanato da quella che è la biennale che è stata inaugurata l'altro ieri, e quindi ogni anno in occasione del compleanno della Farm il progetto si rinnovava completamente, cambiava completamente veste. Loro sono appunto un progetto di iniziativa privata familiare. La particolarità di questo progetto è quella che qui avviene realmente una integrazione delle persone, non solo del luogo ma della città, che diventano meccanismi attivi di quello che è il progetto generale. Non ne parliamo soltanto per dire che
prendiamo cura delle persone, ma qui c'è un progetto specifico che mira a legare un cittadino con l'altro cittadino, e proprio a renderci partecipi l'un l'altro di quello che è un processo che non solo salverà la nostra città, ma salverà potenzialmente anche magari altre città simili a quelle come Favara. Un dato importantissimo è quello che prima di Farm i turisti non arrivavano a Favara, e quindi nell'arco di qualche anno, già nel 2017, si è passati quindi da 0 a 70.000 turisti l'anno, scatenando un indotto e viralmente contagiando tantissime realtà all'interno della città stessa, e quindi prendendo spunto da questo progetto hanno riqualificato i loro spazi, come Palazzo Cafisi, il Vico Luna, il Belmont Hotel, l'Alba Palace, e tantissime altre realtà che appunto si stanno evolvendo e stanno riqualificando i loro edifici. In questi giorni, come dicevo prima, è iniziata una biennale sulle città del mondo. Lo scopo di questa biennale è quella di focalizzare l'attenzione su quei modelli virtuosi che possono servire d'aiuto a contesti come Favara, come Mazara del Vallo, che sarà il prossimo progetto di cui parlerò, per ritirare su insomma, di morale la città stessa. Oltre alla presentazione di quello che è l'ultima fatica di Farm di Andrea, che si chiama SPAP, Società per Azioni Buone, è un progetto diciamo, pazzesco, perché è l'idea di coinvolgere i cittadini di Favara a investire non più in azioni o bot all'interno delle banche, ma di investire nella propria città. Quindi ogni cittadino potrà investire sul progetto Favara, Società per Azioni Buone, donando, diciamo, mettendo dei soldi oppure degli immobili. In questo caso, diciamo, ogni cittadino diventa proprietario di un pezzo di città, nella possibilità che questi soldi, questo gruzzolo possa appunto generare un indotto tale da portare posti di lavoro e rigenerare ancora di più la città. Uno dei progetti più importanti che sono stati creati all'interno di Farm, che ho avuto l'onore di dirigere per il secondo anno, è la scuola di architettura per bambini. La necessità di una scuola di architettura per bambini nasce perché diciamo, il processo di rigenerazione delle persone, degli adulti, ha comunque un limite legato al fatto che le persone, gli adulti, un po' come noi, già sono comunque delle persone strutturate e quindi hanno delle convinzioni talmente forti che è difficile sradicarle del tutto. Diverso se invece agisci ripartendo dal basso, ma solamente in termini di altezza, perché in questo caso, utilizzando appunto una scuola di architettura per bambini che ha avuto luogo l'anno scorso nel mio caso da settembre fino a giugno, abbiamo potuto coinvolgere bambini dai 6 ai 12 anni all'interno di una classe unica e li abbiamo fatti misurare con 3 livelli di apprendimento, quindi con un piccolo master ogni venerdì. I bambini si misuravano con docenti diversi che venivano da tutta Italia, da diverse parti d'Europa, e si confrontavano con 3 diversi livelli di apprendimento: l'architettura contemporanea, quindi in relazione in quel caso con il Giappone, perché c'era un gemellaggio tra Farm e Tokyo, la tecnologia empatica, che aveva a che fare un po' con le dinamiche che vi ho fatto vedere prima dei progetti interattivi, abbiamo avuto anche lo Yacht di Barcellona per un mese, quindi i bambini sono potuti confrontare con la costruzione di droni, con la stampa 3D, con tante altre cose. E poi il terzo trimestre è legato invece al paesaggio, all'uso dei materiali sostenibili. Quindi i bambini hanno potuto affrontare 3 livelli di percezione della città e del territorio, riuscendo soprattutto ad influire sulle dinamiche e anche sulle scelte a casa, perché i bambini diciamo, sono diventati nuovi portatori sani di quelle che sono le idee di Farm, di quelle che sono le idee un po' comuni oggi, e quindi per esempio molti bambini influenzavano le scelte dei propri genitori a livello costruttivo. Se per esempio dovevano realizzare una villa, loro imponevano, o almeno cercavano di farlo, di imporre la realizzazione di una villa non in cemento armato ma in legno. El
video che raccontava l'annualità dell'anno scorso. Che ci sia ancora tanto lavoro da fare, me lo ricorda Lorenzo, uno dei bambini che all'inizio era uno di quelli più problematici perché viveva proprio all'interno del centro storico. E ai bambini abbiamo chiesto all'inizio dell'anno che cos'è per voi l'architettura. Lorenzo mi ha risposto: quando non ha niente che fare. In siciliano vuol dire quando non hai nulla da fare. Questa risposta ci ha completamente spiazzato perché ovviamente dietro questa risposta c'è tantissimo. Il bambino, non sapendo realmente cos'è l'architettura, prendeva in prestito sicuramente un pensiero condotto dal genitore o da un familiare che stabiliva e quindi trasmetteva l'idea che l'architettura, diciamo, non esistesse nemmeno, perché avendo a che fare con pratiche edilizie abusive e sistemi che vi ho raccontato, ovviamente, diciamo, fare l'architetto, diciamo, quando non hai appunto niente da fare, quasi un obbligo. Poi alla fine dell'anno comunque ha un po' cambiato idea dopo il percorso, quindi mi ha detto che forse è qualcosa che potrebbe servire. Il terzo progetto, quindi la terza fase di questa presentazione, ci porta invece a Mazara del Vallo, che è un territorio un po' di fronte a Lampedusa, a Pantelleria se vogliamo, vicino a Favignana, in provincia di Trapani. Qui ci sono dei ragazzi straordinari, Carlo e Paola, che hanno ideato questo progetto partendo dall'esempio farm, ma contestualizzandolo ovviamente nel loro territorio. Carlo è il figlio di un proprietario di una cava. Mazara del Vallo è famosa, diciamo, per le cave di tufo. C'è stata una grandissima estrazione di tufo negli anni, tale da definire un percorso museale che poi loro hanno utilizzato come progetto di rigenerazione urbana per circa 100.000 metri quadri. Questo è lo scenario che si presentava all'interno della loro cava, che prima era un deposito per mezzi pesanti e un ex asilo. Successivamente, quindi fino all'anno scorso, il progetto invece è stato completamente ribaltato ed è stato trasformato invece in un polo culturale, anche qui molto importante, dove ogni anno si tiene una summer school. Tiene qui una summer school e da due anni dirigo la parte dell'architettura. Attraverso una collaborazione con uno sponsor, attraverso un'opera di Albero Nero, la casa del periferico, chiamiamola così, è stata completamente riqualificata l'anno scorso e adesso è diventato uno spazio dove tenere conferenze, meeting, dove ci sono tantissime presentazioni, incontri, workshop ed è anche un co-working. Questo è lo spazio della cava di Carlo e Paola, è uno spazio di circa 1500 metri quadrati, suddiviso per diverse aree, quindi principalmente, diciamo, c'è uno spazio nella parte soprastante la cava e uno spazio, diciamo, all'interno della cava stessa. Una delle cose più importanti di questo progetto è la centralità dei margini. È importante per loro, che comunque insistono nella periferia rispetto a Farm, che invece esisteva all'interno del centro storico, raccogliere questi margini, quindi utilizzare questi margini per, diciamo, farli esplodere all'interno del centro storico, quindi senza un po' lasciare indietro nessuno. Un biologo che si chiama Gould parlava anche lui di centralità dei margini, legato al fatto che questo è un progetto molto, molto bello, mi ha colpito, perché parla di come dei meccanismi di adattazione, dei meccanismi di adattamento dei cittadini che fanno fronte, diciamo, a delle necessità e a delle incombenze così forti, avranno la capacità in futuro di relazionarsi con i cambiamenti in maniera molto più facile di chi, diciamo, non si è prodigato al cambiamento, di chi è rimasto fermo. Quindi questo è un po' il senso, diciamo, dell'adattamento, del cambiamento che è stato innescato da Fargo, che poi si è diffuso viralmente a tanti progetti. Progetto di cui parlavo prima, Evocava, è un progetto che è stato presentato per il Bando Cultura Ability, che è stato vinto e che poi appunto metterà a sistema tutto il sistema di cave, partendo proprio dalla cava di periferica. Una cosa incredibile che è successa subito dopo aver vinto il bando è quella di aver scoperto una cava monumentale di 2000 metri quadri all'interno della loro cava. Da lì il progetto si è completamente espanso, ha cambiato quasi completamente fisionomia. Infatti è stata scoperta questa cava monumentale che risale
come si vede dall'incisione al 1834, che veniva usata negli anni anche come rifugio antiaereo, si vede questa bandina che è conficcata, e questo sarà un po' l'oggetto della Summer School di quest'anno, che si terrà a Mazara del Vallo dall'1 al 10 agosto. L'ultimo progetto di cui parlo è un progetto molto poetico, è uno dei miei progetti preferiti perché è stato ideato da un pastore che 30 anni fa ha avuto l'idea, la sensibilità di utilizzare uno spazio che veniva utilizzato per portare a spasso le pecore del padre. Lui si chiama Lorenzo, io lo definisco il minotauro dell'arte, perché lui è mezzo pastore e mezzo artista, e quindi lui ha visto all'interno di questo pianale una finestra verso il mondo, e ha costruito quello che oggi è uno dei siti contemporanei ma archeologici allo stesso tempo più importanti della Sicilia. Il progetto è situato quasi nel centro della Sicilia, vicino a Cammarata, San Giovanni Gemini, comunque sempre in provincia di Agrigento. Questo video vi racconta, diciamo, tutto il progetto. Progetti comunque diventeranno qualcosa che comunque diventerà
era un po' un'archeologia della rigenerazione. Quindi questi progetti non vengono sostenuti solo dalla comunità, che comunque lo fa in maniera spontanea, ma soprattutto dalla politica. Si rischia di avere questi grandi pachidermi che diventeranno appunto archeologia di se stessi. Vi ringrazio. Allora, grazie Silvia. Io non vi parlerò tanto di, cioè, scorrerò delle immagini di progetti architettonici, però non parlerò tanto dell'architettura del progetto, insomma, di poetiche, di cose, perché a parte lo faccio molto raramente, ma quello che mi interessa invece, soprattutto in una giornata come questa, e invece il ruolo dell'architettura, un ruolo non solamente, come dire, di natura traduttiva, ma proprio la capacità che il progetto fisico possa diventare, come dire, un volano attivo nella costruzione di percorsi di rigenerazione, riattivazione, quello che volete voi, insomma. Io credo che le storie che abbiamo visto oggi, tutti i progetti praticamente che abbiamo visto oggi pomeriggio, fanno parte della galleria poi che io e Laura Mascino abbiamo messo nel capitolo del libro Riabilitare l'Italia, e mi sembra che molte volte questi progetti contengano nelle loro vicende delle questioni veramente nuove, che talvolta noi rischiamo un po' di raccontare queste cose dentro un mainstream di cultura architettonica, che certamente è fondamentale della disciplina dentro cui noi agiamo, ma che io credo ci siano delle questioni. Penso a Contrada Bricconi, dove ho avuto la possibilità di vedere un progetto che è un progetto bellissimo, che avevo appunto scelto di mettere in questa, ma soprattutto di conoscere non solo loro, ma di conoscere anche Giacomo, questo agricoltore che ha deciso di investire in questa operazione. E credo che empaticamente ci siano delle cose che noi non ci facciamo molta fatica a raccontare, di novità all'interno di questi territori, che ci permettano di trovare delle nuove vie per il progetto di architettura, che sono appunto, secondo me, molto differenti. Cioè, questo tema delle aree interne sembra che sia importante, non solo perché è un'azione buona e giusta, perché facciamo delle cose a favore dello sviluppo
eccetera, eccetera, ma perché pongono un modo di pensare il tema del progetto in un rapporto molto stretto, molto intrecciato con le possibili committenze, con le amministrazioni pubbliche, che per me oggi è una questione centrale per costruire una legittimità, se volete, una condivisione sociale del progetto, che mi sembra un nodo oggi in Italia, soprattutto una questione assolutamente centrale. Vi parlo di questa storia molto velocemente, di questa sorta di progetto un po' impossibile, che non credo che sia replicato invece, come non è probabilmente replicabile nessuna di questa cosa, a partire da due o tre questioni di introduzione. Qui, come sapete, sulla questione delle Alpi, questione delle famose carte di Bernard Rezzi, sullo spopolamento, soprattutto sulle Alpi occidentali, si è assistito a una tragedia lungo il Novecento, una tragedia di forte spopolamento. Io credo che abbia molto ragione Marco Navarro quando prima diceva che dobbiamo anche guardare oltre ai tempi immediati, dei tempi lunghi della storia. Abbiamo tanti tempi da vedere dentro questa cosa. E qui parliamo di le aree blu, ovviamente, le Alpi occidentali, non tutte le Alpi, anzi, come vedete sulle parti tedesche, austriache, svizzere o dell'Alto Adige, abbiamo avuto anzi invece un incremento della popolazione ancora nella parte della modernizzazione dura del fino a 800 inizio, non parliamo di adesso, che sono dei territori che pongono appunto delle questioni, come dire, radicali. Questa è l'immagine, ovviamente, che ancora oggi, se vogliamo, nel senso comune è quella forte del famoso mondo dei vinti, via dicendo, eccetera. E questi erano territori che non avevano alcun tipo di speranza, dove oggi invece assistiamo proprio in quelle valli cunesi, le più povere, le più dure, quelle colpite da questi processi di spopolamento pazzeschi, a in fondo il libro di Reveglia del 77, quindi parliamo di una quarantina d'anni fa, a dei processi di rigenerazione, dei processi di rinascita assolutamente impensabili per quegli anni, e che fanno anzi diventare, come ricordava Arturo Lanzani stamattina, più di questi territori persino in qualche modo più interessanti, più dinamici e più con delle azioni innovative di altri territori più consolidati che oggi vivono appunto forme di contrazione di declino. Spopolamento e turismo come due immagini totalizzanti, praticamente fortemente legate tra di loro nel corso del Novecento, un'idea di architettura che è essenzialmente un'idea di architettura colta legata al turismo, alle pratiche turistiche tradizionali, e poi invece un cambiamento che adesso percorro molto velocemente, ovviamente, che è quello che avevo cercato anche di descrivere dentro al libro collettivo, a questo progetto collettivo di rivalizzare l'Italia, che è fatto di tante facce che abbiamo provato di attraguardare forse un po' per la prima volta tutti insieme, quindi a pratica insediativa, una trasformazione culturale, al ruolo che, come ricorda sempre Pierluigi Sacco, oggi l'innovazione sociale a base culturale ha in questo paese, che oggi rappresenta forse una delle maggiori specificità italiane anche nei confronti dell'estero. Qui viene riconosciuto oggi una sperimentazione molto forte in territorio italiano, un tema che attraversa ovviamente narrazioni, scritture, quindi molte dimensioni, e poi tutto il tema ovviamente di quello che è stato lo sviluppo locale, le politiche di sviluppo locale negli ultimi anni, fino appunto al tema come dire, istituzionale, che dopo la fine della stagione oramai lontana dei programmi urbani complessi rappresenta probabilmente la sola politica con delle caratteristiche di innovazione a sfondo territoriale, carattere territoriale come la SNAI. E poi ovviamente tutta una serie, io credo che tutto questo tema della nuova programmazione, da quello che sembrano essere gli assi che si stanno discutendo, sarà uno dei temi centrali, questo, cioè quindi della
l'incrocio tra rurale e tennis smart, quindi una sperimentazione sui villaggi europei come uno degli assi portanti della, della possibile nuova programmazione. Quindi una serie di caratteristiche, di temi che vengono a incrociarsi intorno a questi temi del, del marzo, delle aree interne, credo importanti, con poi alcune sottolineature critiche che per me sono molto importanti, cioè su due modelli che sono venuti a delinearsi dagli anni 70 in poi, che sono ovviamente un punto di snodo, tra le politiche, ora con il rischio di essere un po' didascalici, le politiche italiane, latine, diciamo, dei paesi di lingua latina, molto incentrate sulle pratiche di patrimonializzazione, sui temi di patrimonio, sui temi di valorizzazione, eccetera, eccetera, e invece delle politiche, se guardo le altre ovviamente, dei paesi di lingua tedesca che hanno visto nei temi della sostenibilità, dello sviluppo di nuove forme di economia a partire dalle regioni locali, eccetera, eccetera, un altro punto. Io credo che oggi le politiche di patrimonializzazione, Francesca Moderna ne ha scritto anche, ne abbiamo discusso molte volte insieme, giunte oramai da alcuni anni a un punto di crisi, perché la patrimonializzazione ovviamente è stata un'azione fondamentale in un determinato momento storico, tra gli anni 80 e 90, per ricostruire riconoscibilità simbolica, per ricostruire identità a livello locale, ma che queste politiche col farsi del tempo sono diventate delle ricette che anche, proprio come diceva stamattina Francesca, rischiano di essere controproducenti, perché invece di incrementare specificità, invece di portare innovazione, sono molte volte ricette, per come si danno l'esempio delle politiche pubbliche, di, come dire, ingredienti precostituiti che poco hanno a vedere poi realmente con lo sviluppo locale. Allora, io credo che oggi ci sia un tema importante, sui temi appunto del margine, delle aree interne, dove una delle prime questioni è proprio del superamento di una patrimonializzazione che in fondo è molto pensata sempre rispetto a una valorizzazione di carattere turistico, ma c'è da invertire, come dire, una visione, uno sguardo che porti a vedere questi territori soprattutto per il loro potenziale produttivo invece che di consumo, e quindi fuoriuscendo, qui c'è una frase molto bella che ho fatto in un'intervista del giornale delle fondazioni a Gianluca Vincalevis, che come molti di voi sanno è un curatore di Dolomiti Contemporanee, che è uno dei grandi progetti insieme a quello di Fasara, di rigenerazione a base culturale del paese, e questa frase del dire che sulla montagna non c'è nulla da produrre, da consumare, ma c'è invece molto da produrre, mi sembra il punto di vista da cui noi dobbiamo provare a ricominciare a guardare un po' questi territori, dove il tema della ricostruzione di un'abitabilità è il tema legato a quello della ricostruzione di una radice produttiva di questi territori, è importante, ma soprattutto a riportare dentro una visione dello spazio che è stata espulsa da una visione socio-economica dello sviluppo, che vede lo spazio essenzialmente come una variabile dipendente dei temi dello sviluppo, cioè essenzialmente lo spazio viene visto come luogo di accoglimento, di atterraggio, di politiche che non hanno valenze fisiche, spaziali, quando tutto il tema, tutto il libro che noi abbiamo costruito a riabilitare in Italia, di contributi soprattutto di Arturo, di altri, di Laura Mascino, di me, di altri ancora, è proprio quello di riportare una dimensione fisica e spaziale come caratteristica principale per pensare il progetto dei territori di margine delle aree interne. E quindi di superare una visione dello spazio come il semplice luogo di atterraggio di politiche pensate altrove, ma di pensare proprio nella radice produttiva dello spazio il luogo di costruzione delle politiche di sviluppo per questi territori. C'è poi un tema, che sono le carte di realtà in Italia, di cambiamento anche del concetto di patrimonio, sono montanti, di allargamento, di come l'allargamento comportato dalla visione delle politiche culturali di patrimonializzazione comporta ovviamente ad avere ad esempio nei territori montani non più solamente quella che era l'architettura rurale storica, l'architettura
architettura alpina storica, ma un allargamento di materiali molto consistenti, stock molto consistenti, che sono, possono essere appunto la base di processi di riprocessamento. Ci sono stati, questo lo metto sempre un po' in maniera metonimica, una serie di concorsi, premi sui temi appunto dell'architettura di montagna, che vede ovviamente i territori, cioè ora senza essere banalmente meccanicisti, però è indubbio che quei valori che ci ha fatto vedere Viesti sui territori trovano quasi una diretta tradizione poi in alcuni valori architettonici della produzione. Quindi non c'è solamente che ne so l'Alto Adige e il Trentino, ma se voi pensate a territori come sono la provincia di Torino, questo è il progetto Rassegna Architetti Alpalpini, che ha fatto un po' il censimento delle architetture dei progetti diciamo di qualità sul territorio realizzati negli ultimi anni, la provincia di Torino, cioè quei luoghi della Valle di Susa dove Carlo Mollino progettava, costruiva, dove venivano fatte le cose degli architetti colti, oggi sono luoghi che non vengono, che presentano più progetti e non vengono riconosciuti, a fronte di proprio di quelle valli tunesi che invece erano i luoghi del, del disastro, dello spopolamento, eccetera, eccetera. Allora, queste erano velocemente, didascalicamente, due questioni. Quello che di sfondo, quello che vorrei provare a raccontarvi è un po' la storia di questo paese sotto il Monviso, in Alta Valle Po, non lontano da dove i leghisti tempo fa andavano a prendere le ampolle dell'acqua sacra di Eridano. E questo è un paese che ha vissuto un drammatico spopolamento perché luogo straordinario, aveva 1200 abitanti nel 1921 e negli anni 90 questo paese ha raggiunto una popolazione reale di dormienti, cioè di persone che vivevano in tutto l'anno per davvero, di 6 persone. Quindi uno spopolamento pari al 99,5%, quindi uno spopolamento che corrisponde praticamente alla cancellazione di un paese, di un territorio. Questo territorio a partire dagli anni 80, la metà degli anni 80, ha dato vita a un processo di rinascita che muove da un cambio di amministrazione costruito nella diaspora, ovvero sia costruito tra gli abitanti vecchi o stanti che erano andati a finire a Torino e che poi a mano sono ritornati ad abitare in questo borgo, e che decidono appunto di candidarsi perché il paese stava scomparendo, prendono il potere e ragionano prima dietro Clemente citava il film Il vento fa il suo giro, la storia del film Il vento fa il suo giro è una storia vera capitata a Ostano, però è stata ambientata in Valmaiva per la questione, per delle questioni proprie della storia stessa, molto delicate. E c'è una scena nel film appunto dove si vede il sindaco che batte i pugni sul tavolo, ed è una scena che corrisponde abbastanza al vero di quando loro si ritrovano le prime volte e su cosa puntare. Però loro su cosa decidono di puntare? Certo dicono c'è il Monviso, c'è una cultura occitana che sta in qualche modo rinascendo, ma c'è soprattutto un patrimonio architettonico e paesaggistico non toccato in maniera assoluta da trasformazioni, come dire, di modernizzazione politica, di rigenerazione che mettono in campo in quegli anni. Ci sono certo anche delle politiche tradizionali di patrimonializzazione, di valorizzazione dei soliti musei etnografici, via dicendo, eccetera, ma ripristino di strade storiche, di antiche mulattiere e via dicendo. Ma la mossa fondamentale è che si decide di fare un piano regolatore che non prevede nessuna nuova costruzione, cosa che per quegli anni è una cosa assolutamente rivoluzionaria nelle valli cuneesi, di puntare solamente sul riuso,
e di dare delle regole strette con una sorta di operazione, come direbbero i linguistici, di normalizzazione del vocabolario, che è un po' un misto di tradizioni locali, cioè di storia costruttiva locale e di un po' di architettura gaelica del Novecento, via dicendo, che costruisce una lingua facilmente replicabile che diventa la base degli iniziali progetti di riuso di questo territorio. Questa operazione funziona molto bene perché segna una differenza forte e iniziano fin da subito a uscire una serie di pubblicazioni che riconoscono l'interesse di questo processo di riuso che viene fatto e che come dire, funziona da attirare da volano per una prima azione che è essenzialmente ancora di seconde case, di alcuni abitanti che fanno parte della diaspora, che diventano a posto la casa, eccetera, ma che innesca un processo, come dire, forte di attenzione intorno a questo luogo. A questa prima fase, a partire dai primi anni 2000, parte invece proprio una fase di sviluppo, come dire, locale, dove il tema centrale è quello di una visione che supera la patrimonializzazione finalizzata alla costruzione di nuove economie e di un'abitabilità del territorio, ma soprattutto di costruzione anche di un sistema di competenze tramite alleanze con l'esterno. Qui ci sono, qui c'è il vento fa il suo giro, che citavo, eccetera, c'è lo sceneggiatore di questo film abita Ostana, e nascono una serie di iniziative culturali, tantissime, che vengono sviluppate all'interno di questo luogo. Quindi ne ricordo solo alcune, cioè una scuola di scrittura cinematografica a 1300 metri di quota, fatta con il regista e lo sceneggiatore del vento fa il suo giro, un premio per le lingue di riconoscimento della letteratura in lingua madre a livello internazionale, che adesso è giunto alla 14ª edizione, e tutta una serie di iniziative nella classica tipologia delle, come dire, delle pratiche appunto di innovazione sociale e culturale, che costruiscono un secondo livello di trasformazione di questo luogo, che inizia ad attirare persone dall'esterno. Qui ci sono persone che iniziano ad abbandonare, come dire, Torino, Milano, adesso anche da alcuni paesi stranieri, e iniziano a reinsediarsi, anzi non a reinsediarsi, in questo caso a insediarsi in questo luogo, perché trovano che questo luogo garantisca loro delle prospettive di vita, della possibilità di applicare delle progettualità di vita che però hanno, come tutte le storie di reinsediamento di questo genere, hanno subito una valenza collettiva, in qualche modo civile e politica, perché sono delle progettualità individuali molto forti che però appunto hanno questa valenza pubblica, come dire, molto forte. Qui c'è un po' una serie di temi, di date un po' importanti intorno a questa cosa, e ci sono anche poi col tempo una serie di riconoscimenti importanti, anche dal MIBACT, Cresco Award, eccetera, eccetera, che iniziano ad arrivare poi col tempo intorno al processo di trasformazione che si mette in campo in questo paese. Noi qui come Politecnico di Torino, a partire dalla seconda metà dell'altro decennio, iniziamo a fare un'operazione di supporto per quella che a valle io riconosco come una strategia randomantica, non precisa, perché quella che è la storia secondo me interessante di questo luogo è che non c'era nessun progetto scritto da accademici di sviluppo locale, non c'era nessuna grande progettualità di grandi fondi pubblici su questa cosa. Quindi è stato un progetto di rigenerazione, come vedete, culturale, architettonico, dove poi adesso sono intrecciate nuove attività economiche, di agricoltura, eccetera, eccetera, ma molto da bricoleur, nel senso che questo è un progetto che aveva una sua, come dire, collettiva anima, che permetteva, ha permesso nel corso degli anni di
provare delle strade, magari ritornare indietro, rimboccarla, variarla e via dicendo, eccetera. E questo, quindi a un certo punto in poi siamo intervenuti con una serie di progetti che visti a ritroso sono essenzialmente la costruzione di una rete di infrastrutturazione di welfare a supporto del processo di reinsediamento, dove come Politecnico, al di là della progettazione, noi abbiamo costruito tutto insieme all'amministrazione, alla comunità locale, in un rapporto che non è un rapporto fatto di mappe di comunità, andare a studiare, no, ma è fatto dall'esserci, dall'esserci nel luogo, dal costruire le progettualità insieme, dal provare i finanziamenti insieme, dal costruire i progetti eccetera. Poi come Politecnico, non avendo la possibilità di sviluppare ovviamente l'esecutivo di direzione dei lavori, anche di coinvolgimento di professionisti locali nella costruzione di delle varie progettualità. È una cosa che, come dire, ha dato anche una serie di, a parte le pubblicazioni, riconoscimenti, premi da biennale, eccetera, eccetera, però, come dire, di crescita di un'identità anche forte, nuova, locale, da parte di nuovi abitanti, perché i nuovi abitanti appunto non sono solamente persone che si reinsediano, i vecchi abitanti che ritornano, i figli di nuovi abitanti, ma di nuove popolazioni, giovani tendenzialmente, con alto livello di scolarizzazione, con famiglie, portatori di progetti, che sono una delle nuove comunità di questo paese atterrate in questi ultimi 10-15 anni. Qui passo molto velocemente una serie di progetti che a mano appunto abbiamo costruito, dove ognuno è la costruzione anche magari di due o tre filiere di finanziamento differenti. Finanziamenti regionali, PSR, finanziamenti europei, fondi delle, come dire, delle fondazioni bancarie, eccetera, eccetera, eccetera. Questo esempio è il progetto, il primo che abbiamo iniziato, lo chiudiamo dopo 10 anni quest'anno, un edificio di wellness con una piscina e una serie di strutture interne, di palestre indoor, via dicendo, quindi essenzialmente una struttura a supporto del turismo, diciamo slow della cosa, che ha due caratteristiche allora importanti, nel senso che è un edificio a consumo quasi zero, con geotermia, solare termico, fotovoltaico e con un uso strutturale della pietra. Voi sapete che tutta la pietra è essenzialmente di rivestimento, totalmente di rivestimento nelle valli. Qui con la collaborazione di alcuni ingegneri del Politecnico abbiamo fatto delle soluzioni dove la pietra collabora alla struttura, per quanto essendo dentro a una a zona sismica, quindi c'è anche un tema, come dire, di sperimentazione di tecnologie e di soluzioni che rappresentano un tema per noi importante. Altri temi sono stati tipo questo, dove con la creazione e con l'arrivo di questa struttura di foresteria finanziata dalla comunità locale si erano venuti a saltare tutti i piani, tutti i livelli della situazione esistente di queste due strade che partivano. C'era la necessità di costruire un muro contro terra, contro quindi cose anche molto concrete. Il sindaco mi chiede: ma cosa diavolo facciamo, a parte che non abbiamo i soldi? Allora, il tema di un muro di cemento armato sarebbe stato un tema assolutamente, come dire, controproducente, quindi ci siamo andati a inventare una palestra di roccia e quindi un muro fatto con una palestra di roccia che potesse quindi trovare dei finanziamenti del CONI. Poi abbiamo capito, ad esempio, che se lo allungavamo un po' prendevamo degli altri finanziamenti perché diventava una palestra omologata per le gare, quindi abbiamo aggiunto un pezzo di corda che permetteva il tiro necessario per essere omologati, con una serie di piazza spazi, come delle nuove spazi pubblici, eccetera, una struttura di ala. L'ala è una figura molto forte nei paesi delle Alpi occidentali, cioè di struttura coperta per le manifestazioni e sotto delle strutture commerciali.
che oggi rappresentano nella borgata capoluogo praticamente il nuovo centro urbano, il nuovo centro dove avviene la vita di questa comunità. Ci sono poi altre strutture, questo ad esempio è stata finanziata con la famosa legge dei 6.000 campanili, quella dove ottenevi il finanziamento se riuscivi ad arrivare veloce col click nell'invio della domanda a Roma tramite mail. Se entravi nel range di quei 4 secondi in cui tutti i comuni di tutta Italia mandavano la richiesta di finanziamento, ti regalavano 1 milione di euro come cosa. E qui esempio la costruzione di una cosa che sta avvenendo in questi giorni, dove abbiamo all'ultimo piano una paletteria, tutte strutture pubbliche, uno spazio di palestra, di fisioterapia, che sono spazi anche molto richiesti, con la struttura del welfare, una libreria, una biblioteca comunale e un ambulatorio medico che mancava, e quindi sempre questa continuazione di quest'opera insomma di infrastrutturazione, o anche dei processi, come abbiamo visto con Contrada Bricconi, di qui c'era una vecchia rimessa fatta in degrado con finanziamenti pubblici, allora abbiamo deciso col sindaco di costruire questo piccolo caseificio che adesso è in appalto, come dire, con un legno di filiera locale, con una certa sperimentazione su costruzione per pannelli portanti con SB, OSB, eccetera, eccetera, ma non entro nei particolari, con Casa del Margaro. E quindi tutto anche un tema di possibili nuove attrezzature di infrastrutturazione anche delle nuove attività agricole che stanno arrivando all'intero territorio. Tema più importante è questo finanziamento di 2 milioni di euro che abbiamo ottenuto dal piano di sviluppo rurale, che hanno portato alla riqualificazione abbastanza integrale della borgata e la costruzione di questo centro culturale a 1400 metri di quota, che è diventato qui una scuola, cioè qui ci sono moltissime attività, c'è stata da un'associazione di giovani reinsediati di un luogo, e qui per dire viene tenuta una scuola, ad esempio di scuola di politica, dove vengono i Ciotti, i Zagarreschi a parlare, eccetera, e con questo paradossale situazione, che era quella un po' anche che Arturo Lanzani ricordava oggi, dove i giovani della pianura vengono su montagna a fare delle attività che oggi non vengono trovate più nelle città delle pianure, come può essere una scuola di politica. Ma qui insomma una macchina, ci sarebbe un lungo tema sull'importanza, io credo, dei fuochi e di alcune costruzioni di fuoco nella capacità di dare vita a progetti di rigenerazione, per la loro capacità di innovazione che hanno poi sull'intero territorio. E qui ci sono varie iniziative di natura artistica, formativa, c'è l'Università del Piemonte adesso orientale con un centro praticamente unito in Italia sullo studio dei fiumi alpini, eccetera, eccetera. E quindi tutta una serie di come dire, attività che iniziano a costruire sempre come dire, nuove economie che sono fondamentali per questo processo di reinsediamento, e dove l'architettura, ripeto, svolge un ruolo da battistrada, perché è anche il momento di focalizzazione delle idee e dei progetti di sviluppo locale, di come questi si diano nella matericità della struttura insediativa esistente, di come il patrimonio possa diventare una leva di trasformazione. Tenete conto che qui oggi le borgate sono completamente, oramai quasi totalmente ristrutturate, le poche rovine che rimangono, dove normalmente vengono comprate a 5.000 euro in altri valli alpine, qui comprare un rudere costa intorno ai 40-50 mila euro, a riprova del processo che non è quello più importante, ma anche di valorizzazione economica, immobiliare,
in luoghi dove, per esempio, a Sassina della Barbaletta, noi abbiamo dei luoghi tradizionali di turismo, da cadere dei valori immobiliari, invece in luoghi come questi, un processo di crescita, insomma, di quelli che sono i valori delle costruzioni. Ecco, questa è una foto un po' simbolo, perché qui è la nascita di Pablo. Qualche anno fa, il primo bambino che nasceva stando a 37 anni, è una cosa che anche grazie al gruppo di support, che è l'altra popolazione, una sorta di club di support dall'esterno che abitano in maniera intermittente in questo paese, che fanno un'operazione di fiancheggiamento anche sul lato mediatico, culturale, politico, per cui questa notizia della nascita di Pablo ha girato, è andata sulla CNN, per dire, cioè una serie di servizi che hanno richiamato un po' l'attenzione su questo mondo. Chiudo con due progetti importanti in un processo di rigenerazione di questo genere, diciamo di sempre più ampio raggio e quindi di creazione di una sorta di vocazione, di humus che permette l'attrazione di progetti di carattere, diciamo, innovativo, di investimenti, di nuove popolazioni che arrivano di questo gruppo, una ragazza tedesca ora ha preso la residenza appunto in questo paese dell'Alta Valle Po. E poi questo è un progetto grosso, sempre come Politecnico, con due imprenditori di una borgata a 1600 metri di quadrato, vuole caratterizzarsi con una struttura ricettiva tutta basata, diciamo, sulle tecnologie, diciamo, sostenibili, innovative, dal plasma al trattamento, come dire, dei rifiuti da piccole comunità ad altri elementi, che quindi sta anche qui, come dire, questa costruzione di questo processo di rigenerazione sta attirando sempre nuove iniziative, creando nuove economie. Questo è un progetto che porterebbe sul territorio circa una ventina di posti di lavoro praticamente fissi all'interno di questo spazio. Dai 5 abitanti della fine degli anni 90, oggi questo paese ha 50 abitanti, che può sembrare poco, ma è comunque un aumento, se lo vedo in termini percentuali, del 1000% di un paese che era praticamente scomparso dalla mappa, dalla carta geografica della Terra. E quindi questo tema io credo che ci permetta di vedere quanto anche solo alcune caratteristiche tipiche di progetti di rigenerazione di questi anni, ma di che cosa possa voler dire lavorare sulla centralità degli aspetti fisici, morfologici, materiali nella costruzione appunto di un processo di riabitabilità di questo luogo e di costruzione di nuove economie, che io credo che oggi sia la questione assolutamente fondamentale di questi luoghi. E chiudo con questa immagine che mi è molto cara, che avete insieme Beppe Fenoglio e Pino Galizio, e che però è una foto molto significativa di un certo modo di, come dire, di pensare come era in fondo per tutti e due, sia per Fenoglio che per uno degli animatori dell'internazionale situazionista, che da Alba lavorava e teneva in rete tutti i rapporti appunto con i situazionisti a livello mondiale, e che mi sembra anche una certa modalità, una certa peculiarità di un nostro territorio di pensare i rapporti tra le varie scale e tra una dimensione locale e una dimensione più internazionale e globale. Grazie.
anche del workshop che faremo in Sardegna per sottolineare alcune questioni degli studenti. Ci è sembrato che gli interventi di oggi avessero diverse analogie uno con l'altro. E queste analogie si potessero riscontrare gli termini utilizzati prima di tutto, quindi proviamo a fare un piccolo escurso di riflessioni. Mi è sembrato che diversi progetti tirassero in ballo il termine infrastruttura, come elemento ordinatore di sistemi territoriali, quindi infrastruttura che può essere declinata in tanti modi, sia spaziali sia concettuali, e che a partire dal suolo, dal lavoro sul suolo, ma anche l'idea di materiali in realtà dei territori, debba rigerarchizzare quello che incontra. Quindi credo che una prima riflessione che è utile fare a partire appunto dai progetti presentati da Marco Navarra, ma anche da Laura Mascino, sia di pensare all'infrastruttura proprio come elemento progettuale, non solo come segno sul territorio, a volte anche cicatrici che dividono dei territori. In questo senso anche i segni che il progetto lascia sul territorio, sul paesaggio, cose che si ripetono, i segni all'interno delle rappresentazioni di questi territori, ma anche i segni che vengono poi mossi dal progetto. Quindi trovo interessante come, ad esempio, all'interno del discorso di Laura Mascino venisse posta la questione di come le mappe raccontino determinati segni e di come ne nascondano altri, le mappe che diceva del passato. Trovo interessante come il progetto sia in questo caso in grado di ripensare questi segni e di proporne di nuovi, quindi proprio a partire dalla rappresentazione del progetto. La stessa cosa mi sembrava appunto venire fuori dai racconti di Marco Navarro, di nuovo su il segno come segno più in tutto lineare, ma anche come segno di territorio che cambia. Quindi già anche ieri i segni che nascono come segni di una frana, una cicatrice, vengono trasformati in qualcosa d'altro, quindi come occasioni progettuali e nuovi spazi di aggregazione, effetti forse identitari. Un'ultima cosa che mi sembrava interessante sottolineare è la questione del tempo. Si è detto più volte, sia all'interno del racconto di Contrada Bricconi, sia all'interno forse di tutti gli altri interventi, di come il tempo rivesta un ruolo fondamentale. Si parla a volte di tempi lunghi, quindi della necessità di considerare il progetto sia a partire dalla lettura del territorio, da fare con un'immersione lenta, sia poi nella costruzione del progetto in continuità con le comunità locali. Si parla di tempi lunghi, la necessità quindi di pensare il progetto con processi partecipati da parte della comunità o da parte degli investitori. È un progetto inteso anche come tempi lunghi nella sua evoluzione, quindi trovo interessante anche la questione posta da Libri rispetto a cosa succede al progetto una volta che il tempo fa il suo corso. Quindi credo che da un lato le progettualità possano essere considerate in tempi lunghi nella loro evoluzione, ma dall'altra alcuni tipi di intervento debbano invece rivestire forse un ruolo più di riattivatori temporali di questi spazi, però in questo caso c'è la necessità di chiedersi di cosa diventino questi spazi una volta che corso il loro tempo. Allora, direi che non dobbiamo tirare tempo all'uditorio che è rimasto fino alle 18, forse perché fa presto qui e quindi si sta decisamente meglio. No, due parole di conclusione. Innanzitutto ringrazio Silvia per aver promosso questa giornata, per aver tenuto conto di tutte le questioni organizzative e per aver discusso anche con lei in forma scientifica, diciamo così, di questa giornata. Come DAD, ma soprattutto come centro di ricerca Istituto di Architettura Montana, di cui con Antonio De Rossi siamo animatori, trovo paradossale ma anche
suo modo molto stimolante e molto interessante che di fatto ci sia un tavolo di dibattito che metta assieme, come queste giornate, dei temi, come si è parlato tantissimo di Mezzogiorno, di Sicilia, eccetera, con noi che diciamo, abbiamo sempre lavorato, ci siamo sempre mossi nelle valli alpine, di cui Antonio ha descritto molto bene appunto, le caratteristiche peculiari. Quindi, da un lato è un paradosso, ma dall'altro è anche una cosa abbastanza diciamo, scontata, che è il semplice territorio dell'osso, come Rossidori ancora li nominava, costituiscono presenti ancora oggi l'analogia dal punto di vista non solo di quello che è successo, ma anche poi delle prospettive di sviluppo. Quindi, a maggior ragione, ci piacerebbe diciamo, continuare in maniera diciamo, fruttuosa questo dialogo con diciamo, ricercatori, studiosi, architetti che come voi si sono occupati di questi temi. Quindi perché l'Istituto Architettura Montana? Forse perché fin dalla nostra creazione ci siamo di fatto, come dicevano le nostre, siamo stati nelle valli, abbiamo lavorato con gli attori che si occupavano della promozione delle operazioni di rigenerazione, siamo stati accanto abbiamo creduto diciamo, in maniera programmatica, se vogliamo, fin dall'inizio questi temi. Per tale ragione questi temi rimangono tuttora delle nostre diciamo, peculiarità dal punto di vista non solo della ricerca ma anche della didattica. Sia negli atelier che nei workshop che organizziamo, ovviamente vengono sempre proposti che toccano queste peculiarità. Per tali ragioni volevo semplicemente concludere, visto che sono rimasti anche molti studenti che immagino parteciperanno anche nella seconda fase di quello che può essere il workshop in Sardegna, quindi mi piacerebbe che fin da subito sottolineare ovviamente il mio compito trarre delle conclusioni della giornata così ricca di spunti stimoli, ma dare delle suggestioni, delle sottolineature che possono essere subito operative per quanto riguarda poi i progetti, i temi che riguardano poi l'architettura, quindi nel senso del progetto come diciamo, possibile apporto, contributo a questo dibattito. Mi sono venuti in mente appunto nella giornata, soprattutto nel pomeriggio di oggi, alcune parole chiave che i temi del progetto in futuro dovranno sicuramente lavorare. E sono, credo, parole chiave abbastanza paradigmatiche per come cambiano decisamente le prospettive dei temi di lavoro del progetto. Innanzitutto si è parlato di contrazione, quindi imparare a muoversi, imparare a progettare in un'ottica totalmente diversa, che è sempre stata quella caratterizzante dell'architettura urbanistica, cioè l'implementazione di infrastrutture, di territori, di costruzioni, di quant'altro, a lavorare invece in un'ottica di sottrazione, quindi di contrazione, di togliere. Quindi questo cambio così paradigmatico mi pone subito una domanda: se quindi, per tutti gli anni 90-2000, almeno in termini anche solo riformisti, si parlava di reinfrastrutturazione morfologica dei territori, mi chiedo, è possibile pensare a una reinfrastrutturazione morfologica del disuso dei temi della ritrazione? Quindi questo è sicuramente un tema di lavoro che credo possa essere interessante. L'altra parola chiave potrebbe essere il lavoro sull'inerzia, nel senso che le inerzie del territorio, le alterazioni del suolo, no? Il bellissimo racconto che ci ha fatto Marco Navarro oggi, dello spessore, come diceva anche quella che sosteneva Silvia prima, del suolo, ci obbliga anche a riprestare attenzione, che per tanti decenni è stato trascurato, no? come spessore delle discipline del progetto, è considerato invece le alterazioni non come diciamo, freni allo sviluppo, tra virgolette, ma invece come un elemento materiale del progetto che invece, quindi attraverso la geologia, attraverso le armature territoriali che già esistono, come elementi invece ordinatori di possibili nuove occasioni di progetto. Questo ovviamente si ricollega a un tema di svelamento, anche quindi abbiamo visto, qui anche rientra il tema di come l'architetto può contribuire insieme ai famosi innovatori sociali, che non queste figure di Barbera stamattina si faceva testimone, quindi l'architetto insieme agli innovatori sociali può aiutare a svelare delle geografie, a svelare delle morfologie che a prima vista appunto non sono cogibili, ma che invece queste nuove dinamiche socio-economiche possono aiutare a descrivere. Per arrivare infine a uno dei cambi più paradigmatici di questo nuovo orizzonte progettuale, che è quello che di cui tra l'altro abbiamo curato un recente numero della nostra rivista che è stato uscire dedicato all'architettura alpina, ovvero il tema di come riutilizzare il patrimonio esistente. Qui
qui è un cambio, hanno usato molto bene i progetti che sono passati oggi pomeriggio in rassegna, è un cambio estremamente paradigmatico, non solo nell'allargamento e nell'inclusione di sguardo che su che cosa intendiamo per patrimonio, di cui faceva cenno anche Antonio De Rossi, ma anche nelle modalità con cui si interviene su questo patrimonio. Un tema più di riuso critico, credo, che non di vera e propria manipolazione, più che invece di patrimonializzazione, che ci aiuta quindi a scoprire paesaggi, territori, oggetti e patrimoni più nell'ottica di un loro valore d'uso e non necessariamente in un'ottica estetizzante che connotava invece le decenni. Ringrazio ancora tutti gli ospiti e passo la parola a Silvia che riconclude. No, 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 non è una conclusione, ma è veramente una domanda aperta che io un po' da un po' e provo a porre anche ai progettisti che oggi hanno raccontato i loro lavori. La domanda è: qual è il peso o il valore della forma dello spazio dell'architettura all'interno di questi processi? La domanda banale che ogni tanto non trovano nemmeno una risposta è, ad esempio, nel lavoro di Contrada Bricconi, se veramente la forma dell'architettura e quindi la forma dello spazio, la qualità dello spazio ad avere un impatto sul territorio, o se in realtà non è quello, cioè la riattivazione del territorio non sia dovuta invece agli attori e queste nuove economie che si generano, e l'architettura non sia in realtà semplicemente una vetrina di questi processi in corso. Quindi qual è veramente il ruolo di questi micro progetti, forse, all'interno del cambiamento del territorio e del paesaggio? La cosa che trovo molto bella è che in realtà il progetto, cioè questo punto di Gian Piglieri, ci mostra che in parte anche la forma del progetto ha un impatto molto forte sull'abitabilità o meno di alcuni spazi, sul valore identitario che viene ridato. Questo però è una questione aperta. Ringrazio quindi di nuovo i nostri ospiti. Se volete aggiungere qualcosa, chi è che è iscritto? Chi sarà il servizio? Forza la mano che ne serve, così ci conosciamo un po' quando arriviamo all'aeroporto. Ok, quindi avete stimoli, questa già prima giornata è da tanto. Volevo proprio solo un attimo vederci. Quindi loro erano già venuti a Milano alla vostra presentazione di riabitabilità. Ci sono tante cose, ma le riprendiamo là mentre facciamo parte. Le riprenderemo là, insomma, riprendiamo Milano, adesso penso siamo stanchi tutti, no? Ci sono molti spunti. Guardate, quasi tutti i progetti in qualche modo per me ci costringono a riflettere su attori e popolazioni differenti, tutta una situazione. Di ricerca di attori, di soggetti diversi, in qualche modo alla De Carlo sono progetti che costruiscono un po' la competenza. Non è per riprendere le cose che diceva Silvia adesso, non è che sono progetti in cui c'è una commessa sempre così unita. Poi nella ricerca di finanziamenti c'è un aspetto rilevante, questo che vuol dire un po' pensare il proprio lavoro in modo diverso, quando uscite. C'è questo tema delle infrastrutture multifunzionali, Marco è sollevato, che penso ritroveremo molto in Sardegna. C'è questo rapporto tra materiali e media tradizione e linguaggi, di modalità nuova che squassa un po' il rapporto. Sono molti elementi. Volevo riprendere tutti ma segnalare che abbiamo molte cose da riservare di oggi e quindi ci vediamo. Grazie a tutti per la resistenza, grazie agli ospiti che per la vicina da lontano, per essere stati con noi in questa giornata. Grazie.